doubt whether speaking English or in Italian, perhaps it's better if I speak English. So, volevo ringraziare questo tempo professor Mitchell for coming here. Questo incontro è stato organizzato, diciamo, con la collaborazione dell'Associazione per la Modern Economics, per la Modern Money Theory, che ha proposto questo incontro, che io ho accettato volentieri perché può essere un'occasione di discussione di un particolare approccio alla teoria monetaria che rientra nel più grande, più largo filone dell'economia post-keynesiana e che è oggetto di interesse e dalla quale, diciamo, si possono trarre anche delle considerazioni importanti per alcuni problemi di grande attualità in Italia e in Europa. Il professor Mitchell è appunto un esponente molto noto della Modern Money Theory e si è anche occupato di economia del lavoro, di occupazione e di macroeconomia in generale. Nel 2008 ha scritto un libro dal titolo Full Employment Abandoned, che ha avuto un certo successo, non so se è stato tradotto in italiano, se è translated in italiano, no, not yet, so, se lo volete leggere lo dovete leggere in inglese. Ha anche un'intensa attività, oltre che accademica, di divulgazione, di impegno su temi di attualità e di politica economica, e a questo punto lascerei a lui la parola e ci parlerà appunto della Modern Money Theory in rapporto alle questioni e ai problemi che in questo momento sta attraversando l'Europa, in particolare l'Eurozona e l'Italia dentro l'Eurozona. If you want to start, il professor, grosso modo, l'incontro si svolgerà così, il professore parlerà per circa mezz'ora, ci sarà una traduzione simultanea, insomma, una traduzione, perché ci sono molti dei presenti che non sono accademici e quindi hanno l'esigenza di una traduzione per essere sicuri di comprendere, e seguirà a questo un dibattito e quindi chi vuole potrà intervenire per fare delle domande al professor Mitchell. Prego. Well, thank you very much, and good to see you all here. I've been at Modern Monetary Theory since about 1978, when I was a fourth-year student at the University of Melbourne, and during that year, my last undergraduate year, I came up with the idea of the job guarantee. If you want to find out more, you can go and read up my work on how I came up with that. But since then, we've been digging away, and then I met Warren Mosler in 1994, and he's just been down in Newcastle where I live, and we had a drink to celebrate our 20th year working together. And I'm an academic, and I worked out a whole lot of things theoretically, whereas Warren has worked it out from practice as a financial market participant. And together we've been able to work together and build a body of theory and application that we now call modern monetary theory. I think I came up with the term modern monetary theory in one of my blogs in about 2009. Allora sì, salve a tutti per essere qui. Io sono un seguace della teoria monetaria moderna dal 1978 circa, fin da quando ero uno studente all'Università di Melbourne. Era l'ultimo anno di università e mi ricordo che quell'anno ebbi l'idea del job guarantee, e quello fu un po' il primo tassello nella costruzione poi di questa teoria. E è stato fortuito l'incontro con Warren Mosler nel 94, e da quindi sono 20 anni che ormai portiamo avanti questo percorso insieme, e il nostro rapporto funziona molto bene perché io sono un accademico e quindi sono molto concentrato sulla teoria, mentre Mosler è uno molto attento alla pratica perché ha una carriera, viene dalla finanza e quindi conosce molto bene l'applicazione pratica di queste cose, e quindi diciamo che venendo da due mondi molto diversi siamo riusciti a
a costruire, credo, un corpo teorico molto solido che ora viene identificato col termine MMT, Modern Monetary Theory, che è un termine che mi è uscito fuori in un post che ho scritto su un blog nel 2003, credo. Okay, so I'm assuming that most of you understand or at least have a working knowledge of the principles that we've developed under the name Modern Monetary Theory. And what I've been working on recently with Louisa Connors, who's a cognitive linguist, we've been working on this concept of framing modern monetary theory. And so I thought it would be interesting, rather than just rehearse the principles of MMT, to give you an idea of what we're thinking now about how to take those principles and push them into the public policy debate. Partirò dall'assunto che tutti avete più o meno una conoscenza di base con diciamo, i pilastri della teoria monetaria moderna, quindi non è che starò a spiegarvi diciamo, tutti i dettagli. E la mia presentazione si concentra su più che sui principi base, su appunto come how to frame, come inquadrare la teoria monetaria moderna, quindi come prendere questi principi che abbiamo e renderli fruibili all'opinione pubblica. Macroeconomic points, you know, debates are everywhere now. Every night on the TV and the radio, we hear discussion of macroeconomics. And the problem is twofold. First, the principles of macroeconomics aren't that easy. They're relatively opaque. What is an interest rate? What is a price level? It's not what you pay for something in a shop, it's an ambiguous virtual concept, a price level. And the second problem is that the way in which the debate is presented of these difficult concepts exacerbates that difficulty of comprehension. And overlaying that are what we call these ideological agendas. So we're not, the debate isn't about pure knowledge, if only it was. There's an ideological element overlaying these very difficult concepts, which are then dispersed in the world through a social media now and a financial press that hasn't got a bloody clue. La macroeconomia, il dibattito macroeconomico oggigiorno è ovunque, sui telegiornali, sui giornali, tutti parlano di economia e di macroeconomia. E, se da un lato questo può essere una cosa buona, dall'altro presenta anche dei problemi. Il primo problema è il fatto che i principi della macroeconomia non sono poi così semplici, cioè sono più opachi di quello che può sembrare. E, quando parliamo di cose come il tasso di interesse o il prezzo di un prodotto, sono concetti che possono sembrare semplici ma in realtà non lo sono. E, il secondo problema è che la maniera in cui vengono presentati questi concetti sui giornali e nella stampa mainstream rende ancora più confusi questi concetti, proprio perché sono presentati male la maggior parte delle volte. E poi c'è un terzo problema, ovvero il fatto che dietro a queste teorie non c'è solo la scienza, ma c'è anche l'ideologia. E quindi queste teorie che hanno spesso una loro ideologia alla base, che viene nascosta nel dibattito, queste idee vengono poi diciamo diffuse molto molto rapidamente oggigiorno attraverso i social network, attraverso Facebook e così via, e quindi questa ideologia si diffonde in maniera molto pervasiva nella società e questo rappresenta un problema. So this point here is that what we argue now is that the what we refer to as the neoliberal agenda, mainstream economics, the sort you learn in this university. Not so much
the sort you learn in most universities is not supported by any evidence base, because in terms of its application and its evidence veracity, it fails badly. It gets it wrong every time. It's a poor descriptor of the real world. And the global financial crisis tells us that mainstream macroeconomics has really failed. Its success comes down to the way it frames itself, that is, presents itself, and the language that it uses to present itself. And so what this talk is about, and what my current research is with Louisa Connors is about, is working out how framing and language, because Louisa's a linguistic person, and I'm an economist, we're working together to work out how language is used and misused to support ideological agendas which have no empirical validity. And finally, how we can frame modern monetary theory so that it appeals to the way people receive information in the public debate. Uno dei problemi principali che abbiamo oggigiorno è l'onnipotere dell'ideologia neoliberista. E questa in parte è anche l'ideologia dominante in quasi tutti i corsi di economia nelle università. E la cosa interessante è che il neoliberismo ha un impianto teorico debolissimo, cioè non regge quasi mai il confronto con la prova teorica. Perché? È una rappresentazione fondamentalmente errata di come funziona l'economia, di come funziona la realtà. E la crisi finanziaria e la crisi globale che ne è seguita lo dimostra molto bene. Quello su cui stiamo lavorando io e Louise Connor, che è una linguista, è cercare di capire come il neoliberismo ha utilizzato il linguaggio per imporsi come ideologia dominante e quanto è importante la lingua nell'inquadrare, nel raccontare la realtà, per quanto quindi l'uso e l'abuso della lingua sia importante nel portare avanti una certa ideologia. E quindi analizziamo il neoliberismo su questa base e poi cerchiamo di capire come possiamo usare la lingua per rendere le idee della teoria monetaria moderna più appetibili all'opinione pubblica. So, quickly, the idea is that language and constrains the way we think. And we think in terms of what linguists call key metaphors. And metaphors are the way in which we relate knowledge to our experience. And what we argue is that neoliberal thinking uses metaphors in a particular way, and they've worked out very successfully how to exploit the way in which we receive knowledge to advance their ideological agenda. Uno dei punti centrali della nostra analisi è che la lingua inquadra la realtà e pone dei limiti, dei paletti all'ampiezza del nostro spettro mentale e quindi chi è in grado di porre quei paletti è in grado anche di controllare il pensiero dell'opinione pubblica. Le metafore e quindi la maniera in cui noi interpretiamo le nostre esperienze gioca un ruolo centrale in questo e noi pensiamo che il neoliberismo sia stato molto molto abile nel sfruttare queste metafore e nello sfruttare la maniera in cui noi recepiamo l'esperienza ed assorbiamo la conoscenza. Ok, so to organize your thinking, here are two very contrasting visions of the economy. The first vision on the left here has the economy as an entity that's separate from us, and it's separate from the natural environment. And that, this is the diagram again on the left, and that it's seen as being the economy is seen as being a natural construct. It's a self-governing natural construct. And unfortunately, it gets sick
And it gets sick if we allow governments to interfere with its natural processes. It gets sick if we force it to pay minimum wages or provide income support. And our role in this vision is to work hard. It's a religious concept. We've got to have faith in the economy. We've got to work hard. And we've got to make sacrifices. So, you know, Italy should know all about a statements that tell us to sacrifice and be good. Yeah. Roman Catholicism is all about that in my view. But, and the anybody who falls by the wayside, the poor, the unemployed, those with disabilities, they're conceived as being miscreants. Something wrong with them. They've got something wrong with them that they haven't been able to work hard enough or sacrifice hard as much. And the successful people are seen as being, you know, the pillars of virtue. And this is the neoliberal vision of the economy. Allora, qui vedete, diciamo, due visioni diverse dell'economia. Una prima visione, che è quella che vedete in questo grafico qua, è quella secondo cui l'economia rappresenta è innanzitutto un costrutto naturale, quindi una realtà naturale che esiste e che è separata dalla gente e dall'ecosistema e che ha un suo funzionamento interno e che quindi, in quanto diciamo costrutto naturale che ha un suo funzionamento interno, funziona solo se o funziona al meglio se i governi non ostacolano il suo processo naturale, per esempio chiedendo l'introduzione di un salario minimo o ponendo o regolamentando l'economia e così via. Diciamo è una visione dell'economia che ha qualcosa di religioso, infatti lo sentiamo anche nel linguaggio che viene spesso utilizzato, per cui lo sentiamo soprattutto oggi in Europa, per cui la gente, i paesi devono lavorare duro, devono fare i sacrifici per servire questa divinità dell'economia, e beh, un linguaggio a cui poi in Italia dovreste essere abituati, avendo diciamo un background cattolico, un tipo di linguaggio che assomiglia molto alla retorica cattolica. E secondo questa idea qua, chiunque non ce la fa all'interno di questo sistema, quindi tutti i poveri, i disoccupati, sono viste come delle persone profondamente disfunzionali. Mentre chi ce la fa, quindi i ricchi, le persone di successo, sono viste come delle persone fondamentalmente virtuose. So in this vision we and nature serve the economy, we're its servants, and we've got to be good and be obedient, and the framing of this is what makes neoliberalism so successful and pervasive. We'll come back to that in a second. The alternative vision, which I believe people who understand MMT should make central in their political efforts. Remember that MMT isn't a political movement. It's just a set of tools. It's an organising framework to understand the way in which policy interventions and private sector behaviour will elicit reactions. MMT isn't an end in itself. MMT can be used by the right-wing extreme and the left-wing extreme and those in between to advance whatever value systems and purposes they desire. And so any political movement that wants to aspire to advance MMT thinking shouldn't be talking about MMT. It should be talking about a vision for the economy and how that economy can serve people. E poi appunto c'è la visione alternativa, che è quella della teoria MMT, e qui però vorrei aprire una parentesi rivolta soprattutto a coloro che si identificano in questa teoria o fanno parte del movimento, ed è che la teoria monetaria moderna non è un obiettivo di per sé, è semplicemente uno strumento, una serie di strumenti, un impianto teorico per capire come certe politiche, l'impatto che certe politiche hanno sull'economia, ma non è un obiettivo di per sé, è uno strumento. Infatti la teoria MMT potrebbe essere portata avanti per
per raggiungere scopi molto molto diversi tra loro, cioè potrebbe essere utilizzata tanto da un movimento di destra quanto da un movimento di sinistra, e quello che conta sono le visioni e gli obiettivi di lungo termine che si vogliono raggiungere attraverso la teoria MMT, e questo è un punto molto centrale del tuo pezzo. So this is what I would call a progressive vision of the economy, which I think MMT supporters should be advancing. And what we see here is something quite different if you juxtapose that with the previous diagram. Here we've got the economy down here, and its only purpose is to serve us, and we're embedded within the planet. And so we want to make sure the planet survives, because we're in it. And we want to make sure the economy serves us within the constraint that we want the planet to survive. And so in this vision, the economy isn't something separate from us. We create it. We construct it and we control it. And there's nothing natural about it at all. There's no natural systems at all. They're all controlled by us. And in this situation, in this vision, the government at each level is our agent. It's a tool that we can use when we can't do something ourselves. And it's not there to be a moral arbiter about whether we're working hard enough or wanting too high wages. It's there to advance public purpose and to make sure that we live as harmoniously within that planet, and we make this thing called the economy work for us. And so the question, one point, so the question we MMTs on the progressive side should be asking is, what's the purpose we seek to achieve? MMT isn't an end. The end is the purposes that we want economic policy, we want to get that economy achieving for us so that we're living harmoniously with the planet. And that's a totally different vision, and it needs to be framed and presented in a different way with different language to the previous vision. E quindi, diciamo, la visione progressista dell'economia che io oppongo a quella neoliberista è quella che vedete in questo grafico qua. Ed è una visione radicalmente diversa, è una visione in cui noi non siamo qua per servire l'economia, ma al contrario è l'economia che potrebbe servire gli interessi della gente e innanzitutto del pianeta. E all'interno di questa visione qua i governi diventano semplicemente degli strumenti che noi possiamo utilizzare per raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti come società, e quindi non è, diciamo, un agente esterno che ci fa costantemente sentire in colpa perché non stiamo lavorando abbastanza o perché non riusciamo a inserirci nel mondo del lavoro e così via, ma è semplicemente uno strumento che ci deve permettere di raggiungere gli obiettivi e ci può permettere di raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati, che secondo me dovrebbero essere quelli di vivere, diciamo, di riuscire a vivere in armonia col pianeta e in maniera tale da garantire un'esistenza dignitosa a tutti gli esseri umani. E ovviamente per riuscire a far accettare questa idea dell'economia alla gente, così come il neoliberismo ha una sua lingua che usa per imporsi sulla società, anche noi che crediamo in questa visione dobbiamo trovare una lingua che sia in grado di veicolare questi concetti dell'opinione pubblica. Okay, what this slide tells us is that if you... So, often I used to wonder, why the hell do people not get this? Why are they so stupid? And the answer lies in the fact that if we talk to social psychologists and cognitive linguists and cognitive philosophers who understand all these things, what they tell you is that the way in which our minds work is that we're inherently embodied
And what that means is that we relate to things in a metaphorical way. Now, I haven't got time today to go into deep thought of discussion about this, but often this point here, that mostly our thinking is unconscious, and we have the capacity to even hold views that are internally inconsistent. And we have the capacity to hold views that are actually detrimental to our own well-being without even knowing that we're holding the views that are detrimental. In the way in which we construct metaphors and link metaphors, and I'll show you some examples. And fortunately, we have the capacity to construe, that is, think about the same information in a multitude of different ways. So it's counterintuitive to the way we think. So our language acquisition when we're young will construct a metaphor that a deficit is bad, because it means a shortfall. It means we're without something, and up is better than down. These are metaphors. We think in terms of these ups and downs and goods and bads and big and small. And so as soon as you hear the word deficit, we're trained in our early language to say bad, not good, because we haven't been taught to link, say, a fiscal deficit with higher employment. High is good, but we haven't made the causal link. And the neoliberals exploit that. They've understood this better than the left, for sure. And so they understand that if they keep pushing out in the media statements about the deficit and debt, debt's another one, you're in debt, you owe something, that's bad. And so they can exploit through very carefully marketed language and very simple framed metaphors, they can get away with blue murder. And that's slang, blue murder, and we'll see what the Italian is. Diciamo che per tanto tempo mi continuavo a chiedere perché la gente non riusciva a comprendere questi concetti che a me sembravano ovvi. Se è possibile che la gente sia così stupida, mi dicevo. In realtà poi negli anni ho capito che la cosa è molto più complessa. Parlando con linguisti, con filosofi, tutti vi diranno che uno dei motivi per cui il neoliberismo è riuscito a imporsi in maniera così predominante è proprio perché ha capito come funziona la mente umana, che la mente umana utilizza una visione metaforica di interpretare la realtà. E questo vuol dire che la maggior parte dei nostri pensieri sono pensieri inconsci, ed è questo che ci permette, per esempio, di tenere insieme nella nostra testa due pensieri, due concetti che sono totalmente in contraddizione l'uno con l'altro, o anche di credere in dei concetti che vanno totalmente contro quelli che sono i nostri interessi. E la cosa buona è che siamo anche in grado di cambiare la maniera in cui guardiamo e in cui analizziamo certi concetti. E qui però si torna al discorso della lingua, che gioca un ruolo centrale. Prendete il termine deficit. Fin da quando siamo bambini ci insegnano che il deficit è una cosa brutta. Se tu hai un deficit vuol dire che sei manchevole di qualcosa, ti manca qualcosa, e quindi è intrinsecamente una cosa negativa. Allo stesso modo, stare sopra è meglio che stare sotto, quindi avere un surplus è meglio che avere un deficit. E il neoliberismo è stato molto 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 abile nello sfruttare questi concetti inconsci per imporre la propria visione dell'economia e per imporre l'idea che un deficit in economia è necessariamente una cosa brutta, perché il nostro primo pensiero è quello. Ma questo perché non associamo, per esempio, il deficit al tasso di disoccupazione, quindi al fatto che magari un deficit più alto vuol dire un tasso di disoccupazione più basso, perché il neoliberismo ovviamente fa di tutto per troncare questi due concetti, per separarli. Lo stesso vale per la parola debito, cioè la parola debito ha un significato intrinseco negativo, perché vuol dire che devi qualcosa a qualcuno. E la destra ha capito queste cose molto molto bene e le ha sfruttate a proprio vantaggio, e molto più della sinistra. Just quickly, here are some examples from the English press, and I'm sure they're the same in
Italian press. So government spending, what do we hear all the time? Living beyond our means. That's the metaphor is living beyond your means. The intent of the metaphor is to generate a feeling that we're excessive, that we need to sacrifice to bring things back into sustainability. Another example is nation has maxed out its credit card. That's often used in the English financial press. It's the intent of that metaphor is that we've run out of money. And note that these metaphors also personalise a government behaviour into our own experience. So they want us to think the government is really like us as an individual family or household. And of course, we get the credit card statement each month and we go, bloody hell, what have we done? We've overspending. And we relate that experience to the government when we're being hit with these metaphors in the press and by politicians and think tanks. Oh, we've run out of money. It's irresponsible. We've got to cut back. And, you know, another one is the deteriorating state of the budget. Well, the analogy is a health analogy. You know, it's not well, it's sick. And not well and sick is bad. We don't want to be sick. When we've got a sick in bed, we feel awful. And so they build those metaphors into the way we understand things from the very early age, into good and bad, acceptable and unacceptable. Public debt, you know, the debt mountain, we hear that all the time in the press. Well, a mountain's something big. It's not a hill. It's not a flat surface. It's big and it's hard to walk up. And you can fall off it. These are, you know, that's a metaphor, the mountain. Well, what does debt mountain mean, for God's sake? It's not a mountain, but it's a metaphorical use of language that invokes a emotional state that allows us to accept something that's propositions that are absolutely stupid, that are illogical and wrong in fact. We accept them as being truth, and therefore we behave accordingly. Qui ho alcuni esempi, diciamo, di alcune delle frasi che sentiamo più spesso. Insomma, queste sono frasi che si sentono sulla stampa inglese, ma penso che non saranno molto diversi da quelli che sentite sulla stampa italiana quasi tutti i giorni. Uno, per esempio, è quello di spesa pubblica eccessiva, ovvero il fatto che abbiamo vissuto al di sopra delle nostre capacità o al di sopra delle nostre possibilità. E ovviamente qua l'obiettivo è farci sentire in colpa per aver vissuto in maniera eccessiva, in virtù del quale ora dobbiamo fare tutta una serie di sacrifici per tornare a una posizione sostenibile. Un'altra metafora che sentiamo spesso è quella per cui un certo governo ha esaurito i soldi della sua carta di credito. Ovviamente l'analogia della carta di credito è quella di, appunto, di far pensare alla gente che un governo possa effettivamente finire i soldi. E diciamo, quello che fanno molte di queste metafore è sovrapporre, diciamo, la dimensione individuale o la dimensione di una famiglia alla dimensione di uno Stato. Ovviamente, no? Se noi spendiamo troppo con la nostra carta di credito, poi effettivamente siamo costretti a tagliare le spese per ripagare la carta. E quindi quando sentiamo questa metafora riferita a un governo, pensiamo che anche un governo o uno Stato sia costretto a fare la stessa cosa e che sia costretto a comportarsi esattamente come un individuo o una famiglia. Un altro termine che sentiamo spesso è il deterioramento del bilancio pubblico. Qua l'analogia, diciamo, è più di carattere medico, no? Se qualcosa si deteriora vuol dire che sta male, quindi quando noi stiamo male dobbiamo curarci, e quindi ugualmente se il bilancio pubblico sta male c'è bisogno di una cura, che è ovviamente quella dell'austerità. Altre analogie che sentiamo sono per esempio quella, la montagna del debito. È una cosa assurda, il debito di uno Stato non ha nulla a che vedere con una montagna. Però funziona, no? Perché nella nostra testa associamo la montagna a una cosa molto grande, una cosa che può far male. E quindi, ecco, insomma, questi sono alcuni esempi che dimostrano come l'ideologia neoliberista utilizza la lingua e utilizza la nostra maniera di interpretare le cose in maniera inconscia a proprio vantaggio. And one of the problems that we face is that the progressive side of politics use these metaphors too.
And they attempt to differentiate themselves from the conservative side of politics by saying things like, well, we'll cut the deficit, but more slowly, and we'll be fairer about it. We'll tax the rich. But we're still going to cut the deficit. Why? Because the deficit is deteriorating. It's sick. Or it's a black hole, which is like a star blowing up. And that's one of the really big problems that the left in world politics in every country that I'm aware of has bought in to this neoliberal metaphorical language and just thinks that they're going to be fairer about it. Well, that's just bullshit. E uno dei problemi principali che abbiamo è che la sinistra utilizza esattamente le stesse metafore della destra, dei neoliberisti. Infatti quello che sentiamo quasi tutti i grandi partiti di centrosinistra oggi in Europa dicono sì, anche noi ridurremo il deficit perché è la cosa giusta da fare, perché il bilancio dello Stato sta male, quindi va curato, ma lo faremo più lentamente, lo faremo in maniera un po' più equa, un po' più giusta. Però l'impianto teorico è esattamente lo stesso, l'unica cosa che cambia è l'applicazione delle misure. Questo rappresenta un problema enorme per qualunque per il raggiungimento di qualunque obiettivo progressista, perché vuol dire che tu fai i tuoi i presupposti, gli assunti della destra neoliberista. So I'm going to skip some slides here because of time. Yeah, skip some time. What's that? Another 20 minutes to go together. We're going together. At least 20 minutes. Right. So here are some misconceptions that these metaphors support. The government faces the same budget constraint as a household. Well, no, it doesn't. Not the national. The Italian government does. Eurozone governments do, but a fiat currency issuing government doesn't. Any attempt to bring back the experience of a national currency issuing government to our own experience will lead to wrong conclusions. Allora, uno degli errori fondamentali, di questa della visione neoliberista dell'economia è quella secondo cui uno Stato deve rispettare le stesse limitazioni finanziarie di una famiglia o di un individuo. Ecco, non è così, o meglio, è così per l'Italia e per tutti i paesi che appartengono all'Eurozona, ma qualunque Stato che controlla, che ha la propria sovranità monetaria, quindi che controlla l'emissione di moneta, non è sottoposto a nessuna delle limitazioni a cui siamo sottoposti noi in quanto individui. Here's another example. The metaphors lead us to conclude that budget surpluses are good and fiscal deficits are bad. And if the fiscal deficit was rising, that's even worse than if it's lower. And the context in which the fiscal balance is published is ignored. And what MMT teaches us is that there's no good or bad about a particular fiscal position at all. It's a meaningless comparison of language and concept. Sometimes a fiscal surplus will be appropriate. Other times a fiscal deficit will be appropriate. Sometimes a 2% of GDP fiscal deficit will be appropriate. Sometimes in different circumstances a 10% deficit of GDP will be appropriate. And so it all depends the situation. And this brings us back to the vision of the economy. It depends upon what your policy aim is. If in advancing your social and goals of advancing prosperity for all, you need a deficit of 10% of GDP, well then that's a successful outcome. But it might be that the same goals can be achieved depending upon the behaviour of the other sectors, the external sector and the private domestic sector, with a surplus. It's not context independent. And so a narrow focus on financial ratios all the time without
promoting the context in which those financial ratios have occurred is a mindless thing. And so the progressive agenda should be promoting what are the visions for the government. It's not to achieve a particular fiscal outcome, it's to achieve this employment, this climate change objective, this reduction in inequality. These are the goals of government, and we should be emphasising those and de-emphasising what the fiscal balance is. It's irrelevant if we're achieving our objectives. Un altro ovviamente degli assunti di base del neoliberismo è quello secondo cui un surplus di bilancio è una cosa buona e un deficit di bilancio è una cosa negativa. E ovviamente secondo questa logica, se il deficit aumenta, questo non può che essere una cosa estremamente negativa. La verità è che, cioè, da un punto di vista MMT, questo è un concetto che non ha nessun senso, nel senso che non esiste un bilancio buono o un bilancio cattivo, cioè, tutto dipende da quelli che sono gli obiettivi di politica economica che tu vuoi raggiungere. Quindi può darsi che a volte sia sufficiente un deficit del 2% per raggiungere i tuoi obiettivi, altre volte può essere necessario avere un deficit del 10% per raggiungere i tuoi obiettivi. Questo non vuol dire che un 2% sia meglio del 10%, tutto dipende dagli obiettivi che ti sei prefissato in quanto governo, in quanto società, ed è in base a quello che stabilisci il deficit che devi avere. E quindi non ha senso concentrare, cioè il deficit non è un obiettivo, cioè il bilancio dello Stato non è un obiettivo di per sé, come è stato, diciamo, codificato nell'Eurozona, è semplicemente uno strumento per raggiungere un obiettivo. Questo non vuol dire che i fautori dell'MMT siano degli amanti dei deficit, cioè può benissimo darsi che con lo stesso obiettivo di politica economica si possa raggiungere con un surplus, a seconda di come si comporta il settore privato, il settore non governativo, ma vuole anche dire che se è necessario avere un deficit del 10% per raggiungere quell'obiettivo, va bene così, un deficit del 10% è una cosa giusta in quel caso. Quindi penso sia fondamentale per la sinistra riappropriarsi di questo concetto qua, cioè quello che conta sono gli obiettivi di politica economica, non sono gli obiettivi di bilancio. Bisogna totalmente, quindi, come dire, scardinare e ribaltare questa idea. So we just look at some more examples here. I think I'll leave the examples. So once you start understanding the way in which we think and the way in which metaphors are put together by us and language supporting that, then you've got a starting point for a progressive agenda. And that's the sort of work I'm doing now. I'm developing with Louise O'Connor as a language of MMT, a language of a progressive agenda. And the argument can never really start with facts. So we can't have an argument with neoliberals about you're right, wrong and I'm right. That's not going to get anywhere, because we're not tapping in to the way in which we perceive. SMS from somewhere. Oh, it's there. We're not tapping into this metaphorical way. We don't think in terms of facts. As I said before, we can see facts in all sorts of different ways, and we also can see things in internally inconsistent ways. So we can never start with you're wrong and I'm right. That's not going to get us anywhere. What we've got to do is to start developing different language and a different set of metaphors, and to promote ideas that people can relate to in a metaphorical way. So things like social purpose and aspiration should be the starting point of your discussion with people. So you shouldn't go to a bar and say, let's have a talk about MMT, isn't neoliberal economics wrong? Just soak another drink and that'll be the end of the discussion. What you've got to go in there and start talking about is, what do we want from society? What are the big issues? What matters to you? And
So this should be our social purpose should be articulated and narrated with in the public debate in ways which will resonate and activate the frames in which we can accept these metaphorical frames that we've learned from Jung to associate arguments with and work and to react in whether we like it or not, whether we think it's good or bad. That's the challenge initially. Not to say government should have a bigger deficit. We've got to first of all start with what do we want to achieve? And then it becomes self-evident that the fiscal deficit has to be larger. Quindi una volta che abbiamo capito quanto è importante il ruolo cruciale che gioca la lingua nella nostra interpretazione della realtà, allora possiamo cominciare a sviluppare appunto una lingua che sia adatta alla MMT. E, una prima cosa da capire è che non possiamo iniziare dai fatti. Beh, nel senso, se pensiamo di convincere qualcuno sulla base dei fatti non ci riusciremo mai, e questo perché l'essere umano la mente umana è molto meno razionale di quella che crediamo. Quindi se pensiamo di convincere qualcuno, di dimostrare a qualcuno sulla base dei fatti che il neoliberismo è sbagliato, falliremo sempre. E questo perché, come ho detto prima, la maggior parte dei nostri pensieri sono inconsci e si basano sulle reazioni istintive di ciò che è giusto e di ciò che è sbagliato, e la ragione non c'entra quasi nulla. Quindi la prima cosa da fare è sviluppare un nuovo impianto metaforico che sia in grado, diciamo, di sfidare l'impianto metaforico neoliberista. In questo senso non ha senso iniziare a parlare subito di MMT, nel senso che, come dicevo prima, il punto di partenza deve essere quali sono gli obiettivi che vogliamo raggiungere in quanto società, in quanto Stato, in quanto umanità, che cosa vogliamo raggiungere, che cosa vogliamo dalla vita, che cosa vogliamo dal nostro governo. E questo deve essere il punto di partenza, e una volta che questo ci permetterà di modificare, diciamo, la gabbia metaforica in cui si trova la maggior parte della gente, e quindi anche di cominciare a cambiare quelle che sono le reazioni istintive. Quindi una volta che cambiamo il nostro sistema metaforico di riferimento, cominceremo anche ad avere una visione diversa di ciò che è giusto e di ciò che è sbagliato. E non c'è neanche bisogno, diciamo, di parlare di deficit e di MMT. Una volta che abbiamo cambiato quelli che sono i nostri obiettivi, diventerà evidente che servono dei deficit più alti. So here's an example of broad purpose. In New Zealand there's a group of local government mayors who want to have a full employment. And the way they sell their message is they have a metaphor that they use, zero waste of New Zealanders. Zero, we know what we have, we have a quantification of that. Waste, we're relating it to waste to people, so there's a metaphorical link to people here. And we know that zero waste is a good thing. We intrinsically feel that. And of course that establishes a very solid statement of purpose for their activities. Now but that's a motherhood statement. What does it mean? And here's another motherhood statement. Free markets will grow the economy and create jobs. How many conservative politicians and progressive economy politicians say that? Almost everybody. But what does it mean? Well, we don't ever get beyond that. We just metaphorically think freedom is good as opposed to oppression. That triggers a set of metaphors. Jobs is good. Linking those things must be right. And we're not encouraged then to go further than that. And of course, what we know is that the way we think and understand language in this metaphorical way is through event causation structures. So there's an event, something happens, like a free market, and then there's an outcome, plenty of jobs. And what the neoliberals do is create a
a causation structure in our minds by just repeating this statement all the time. In the press, on the media, every time a politician gets up, they'll say this. And we're not encouraged to go further than that, but we then have this causal link between the event and the outcome. And the task of the progressives is to alter the event causation with a new set of metaphors. Qui c'è un esempio di come possiamo utilizzare la lingua per cambiare appunto l'impianto teorico della gente. Ecco, questo è uno slogan di un gruppo di sindaci neozelandesi che si è dato come obiettivo quello della piena occupazione. E lo slogan che hanno utilizzato è zero spreco di neozelandesi, e è uno slogan potente perché associamo lo spreco a una cosa negativa e lo zero spreco a una cosa buona, e quindi prendiamo quel concetto lì e però invece di associarlo, diciamo, ai rifiuti, lo associamo a delle persone fisiche, e quindi insomma lo zero spreco di neozelandesi diventa uno slogan molto, molto efficace. Certo, uno potrebbe obiettare, ma non vuol dire niente. Questo è vero, ma anche tantissimi slogan della destra vogliono dire molto poco. Cioè, quando sentiamo una frase che viene ripetuta sempre, quella, no, il libero mercato crea occupazione. Nel senso, anche questa è una frase che di per sé non vuole dire assolutamente nulla, però utilizza una serie di metafore che ci fanno associare quella frase con una cosa buona. La libertà è una cosa buona, l'occupazione è una cosa buona, il lavoro è una cosa buona, e quindi per di conseguenza il libero mercato non può che essere una cosa buona. E diciamo, questi concetti funzionano perché si basano su come funziona la mente. Cioè, la nostra mente funziona sulla base di legami causali, per cui causa e effetto fondamentalmente. Quindi qua la causa è il libero mercato, l'effetto è l'occupazione, e quindi per forza di cosa, a forza di sentirci ripetere questa frase all'infinito, tendiamo ad associare necessariamente il libero mercato con una cosa buona. Quindi dobbiamo sempre tenere a mente l'importanza di questo rapporto tra causa e effetto quando cerchiamo di darci degli obiettivi, diciamo, di policy. So what a progressive narrative has to do is to build a sequence of language and metaphors and thinking that start with a purpose, a goal, like we want jobs for everybody, that's the purpose. But we've got to then add another step, an appropriate action to build the event causality so that people will accept the goal and what's needed to make the goal. So you have a purpose and a manifestation of that purpose as an end, and jobs for all. But then the action that we have to develop an understanding of is that, well, that means we have to have aggregate spending or aggregate demand rising by X percent to generate Y million jobs. We need to explain that message, because the Conservatives are busy out there telling you that you can have cuts in government spending and then we'll have growth. And people believe it. So the action has to be, you need to have this spending and explain why. And then, of course, who's responsible for that triggering the causation? Well, if the private sector's not spending, it has to be the government. I was at a round table in Florence yesterday, and a German economist got up there and he was saying about, there's high savings in Germany and the Netherlands and Switzerland, and the government can't do anything to alter people's behaviour in those countries, therefore we can't do much about it. Well, the elephant in the room that he didn't talk about was that if the non-government sector is saving a lot, there's another sector that can spend to fill the gap. Duh. E quindi, diciamo, in quanto sinistra progressista, quello che dobbiamo fare appunto è creare dei nuovi legami causali, dei nuovi legami di causa, dei nuovi rapporti di causa effetto. Quindi la prima cosa ovviamente è darci un obiettivo, quindi che può essere la piena occupazione, per esempio, un obiettivo che tutti riconoscono come buono
e necessario. Una volta che siamo riusciti a far accettare quell'obiettivo come un obiettivo giusto da perseguire, allora dobbiamo aggiungere un altro tassello, che è ovviamente quello dell'azione, quello della causa necessaria per raggiungere quell'effetto. In questo caso l'azione necessaria per raggiungere il nostro obiettivo è quello della spesa pubblica, è quello di una maggiore, o di una maggiore spesa in generale, mettiamola così. Servono più soldi che vengono messi nell'economia. A quel punto il secondo passaggio è, va bene, se il settore privato non sta spendendo i soldi necessari per raggiungere il nostro obiettivo, c'è un altro settore che può farlo, e quel settore è ovviamente lo Stato. E proprio ieri stavo a una conferenza a Firenze e c'era un economista tedesco che si lamentava del fatto che il tasso di risparmio in paesi come la Germania, la Svizzera e così via è troppo alto, e questo crea una spirale deflazionista. Però diceva, allora, purtroppo il governo non può fare nulla per costringere la gente a spendere, e quindi insomma dobbiamo accontentarci, purtroppo non potremo che andare sempre peggio. E diciamo, non ha assolutamente menzionato una cosa ovvia, cioè che c'è un settore che non spende, che è quello privato, esiste un altro settore che può spendere, che può, diciamo, riempire quel gap, e ovviamente stiamo parlando dello Stato, però diciamo questa parte qua sfuggiva completamente a questo economista. Quindi appunto, una volta che abbiamo cambiato questi rapporti di causa-effetto e abbiamo imparato a fare quello che fa la destra, possiamo veramente fare grandi passi avanti, perché in fondo la destra fa esattamente questo, cioè quando la destra dice tagliare la spesa pubblica determina maggiore crescita, sta esattamente facendo questo giochetto qua, cioè la crescita è una cosa buona e quindi tagliare la spesa pubblica deve essere una cosa buona. Nel momento in cui cambiamo gli obiettivi e cambiamo gli strumenti per raggiungere quegli obiettivi, abbiamo fatto un grande passo avanti. So the challenge is twofold. First of all, is to understand basic MMT principles. But that's pretty trivial. It's not rocket science. But the second challenge is to develop a language and a framing procedure that appeals to our metaphorical instincts. And here's some examples. So here's the first sentence says, government spent X million dollars. That's the news headline. We immediately say, gone, spent, in English means to be spent, to be exhausted. If you're an athlete and you've run too hard, you finish spent. That's bad. And waste is, it's spent. It's just, where's it gone? It's just... The alternative way of framing the same thing is the government invested X million dollars to enhance something. Something we like. Public education, better transport, climate change initiatives, better health systems. Things that we really care about but don't quite understand what's going on about them. So the language difference is just spent and investment, and also the spending is gone somewhere, and where it's gone is something we articulate as good. So this is what's called in linguistics the more is up metaphor. We think metaphorically that if we've got more of something, then it's up and it's good. And so if we say invest rather than spent. Spent means down, that's bad. Invest means up, that's good. It's just a simple use of language that changes the way in which we frame. It's the same metaphors, same way we metaphorically think, but it's a different way of different language that triggers that metaphor to have a different conclusion and emotion altogether. And then another one is, well, I'll leave you to do that first. Quindi per fare un esempio, una frase che sentiamo spessissimo sulla stampa, no, è il governo ha speso X milioni di dollari o X milioni di euro per fare questo. Ecco, già semplicemente l'uso del termine spendere ha delle implicazioni metaforiche, perché qualcosa che abbiamo speso è qualcosa che se n'è andato, che è scomparso, che non c'è più, che si è volatilizzato,
è qualcosa che non torna più, e quindi diciamo una spesa è una cosa implicitamente negativa. Completamente diverso è dire invece il governo ha investito X milioni di dollari o di euro per raggiungere un certo obiettivo che consideriamo buono, quindi per migliorare i sistemi di educazione, per migliorare i sistemi sanitari o per migliorare l'ambiente, tutte cose che abbiamo a cuore. E anche qui si tratta solo di capire come funziona, quali sono i meccanismi metaforici, quali sono gli istinti metaforici della mente umana. E come dicevo prima, una cosa che va giù è considerata implicitamente una cosa negativa, quindi una spesa è qualcosa che va giù, che scompare. Quando noi investiamo stiamo costruendo, cioè c'è l'idea di qualcosa che va, che sale verso, che sale. E questo già provoca dei trigger, delle reazioni diverse, inconsce all'interno dell'opinione pubblica, che possiamo e dobbiamo usare a nostro vantaggio. So here's another way in which metaphors work. This more is up, meaning if we've got more we're happy, also works in reverse, as I said. So if we've got a statement, the government budget deficit, underlying budget deficit is X percent of GDP, that invokes metaphorically something that's bad. First of all, the use of the word budget invokes the household analogy, because we talk about our household budget. And also the deficit is in language is bad. It's a shortfall. And so we can avoid the reverse impact of the more is up metaphor in the way we think by linking it to what's called an appropriate event structure. And so this links two metaphors. More is up is one identified metaphor in human behaviour and thinking. And the other one are purposes or destinations. This is another basic metaphor. So purposes are somewhere we want to go to, a destination. And so we might want to, and the destination must always be prominent in the language you use. So we can take that previous statement and build a different metaphorical link, exploiting different metaphors to get something that's good out of a statement that has the same factual content, but it's totally different response, public, you know, individual response. Here's the statement. The government deficit, you know, I've dropped budget there. And you won't hear me use in the public, in my writing, I don't use the word budget. I always say fiscal balance or fiscal study. And so the government deficit, I've immediately got rid of the concept of invoking a household metaphor and that a household experience. And so the statement is, it rose, it went up, and if I left it at that, that would leave something that's bad, because a deficit's a shortfall, and if you're getting a bigger shortfall, not good. But then I'm linking it to a destination that's a purpose. And so I'm saying, and generated is a causal word, that if I didn't have that rising deficit, I wouldn't have the destination. I've caused a destination through this event structure. And these are all exploiting these metaphorical ways of thinking. So I've generated what? A destination. High levels of wealth for households and firms. And so I'm immediately building MMT understanding to make deficits a good thing, invoking a sense that deficits are good things, because they're generating and taking us to somewhere we want to go. Rather than just say it rose, I'm telling it rose because we had to get somewhere, and where we had to go is where we want to be. Un altro slide. Appunto, quindi diciamo, cambiando, invertendo, utilizzando delle metafore diverse, possiamo veicolare esattamente lo stesso concetto, ma ottenendo una reazione metaforica, una reazione istintiva completamente diversa. Quindi, ecco, le due metafore sono quelle di cui parlavo prima. Una è quella secondo cui una cosa che va su, una cosa che sale, è una cosa buona,
e l'altra è quella secondo cui è sempre importante avere un obiettivo, uno scopo da raggiungere, secondo quella logica del causa effetto di cui parlavo prima. E, ecco, quindi la frase, il deficit di bilancio equivale a X% del PIL. Ecco, questa è una frase che implica una serie di cose negative, in parte perché soprattutto in inglese government budget, il budget è quello che spesso è il budget di una famiglia, e quindi c'è sempre quell'analogia tra il bilancio di uno Stato e il bilancio di una famiglia o di un individuo, che ha tutta una serie di implicazioni negative. E poi, come dicevo prima, la stessa parola deficit ha di suo un'implicazione negativa. E possiamo comunicare esattamente lo stesso concetto usando la frase: il deficit del governo è salito e ha quindi generato maggiore reddito per le famiglie e le imprese. Quindi quello che ho fatto cambiando, ho portato delle piccole modifiche. Intanto ho levato la parola bilancio, perché soprattutto in inglese, così elimino questa associazione con diciamo il bilancio di una famiglia. E quindi utilizzando il deficit, la parola deficit di governo è più neutra come, più neutro come concetto. Ho usato la metafora dicendo il deficit del governo è salito, sto utilizzando l'associazione positiva che la gente ha con qualcosa che sale, e poi sto legando quell'aumento del deficit con un obiettivo che tutti noi consideriamo buono e giusto, che è appunto maggiore reddito per tutti. E questo è fondamentale, perché, come dire, la parola generare è una parola causale, cioè qualcosa che senza qualcosa che genera quell'obiettivo lì non lo possiamo raggiungere. E appunto, quindi, semplicemente cambiando, apportando alcune piccole modifiche a una frase di questo tipo, già possiamo scatenare una reazione istintiva molto diversa in chi la sente. Okay, so I'm gonna leave it there and make one last statement and linking it to what I'm saying. If you want to, so that this work is aiming to take basic MMT principles into just core ways in which humans respond to their environment, by understanding language better, understanding the way we say things, and we want to reinforce that second vision of the economy. And so we've got to be very careful in every statement and every word we use, so that we do appeal to the way we think metaphorically. We want to exploit that and frame the debate so we get what we want. Now, what that means is that the politicisation, so I'm really happy that there are MMT groups in Italy. That's the first point. That's a great thing, that you're coming together to understand these ideas and to try to develop them. I'm unhappy that I've now learned that there's two of them, and they used to be one, and they've splintered off for whatever reason. I learned from one group in Florence and another group today. That's madness. The left always splinter. Someone gets pissed off at somebody else, somebody doesn't like somebody else, and so they forget that their troubles are down here, the greater cause is up here. Forget it. Get over it. And unite, because as you're already a minority, it's no point having splinter groups with factions and animosities. That's the first point I make. Have a meeting and come back together. The second point I'd make is that MMT is just a set of tools and it's a framework. It's just a way of understanding behaviour and outcomes in relation to inputs. It's not an end in itself. It can't form the basis of a political movement. And when I see and you'll excuse me for saying this, I hope, when I see something like a Mosler MMT group, now Warren's one of my best friends, known for a very long time, but I see that as giving the image, exploiting metaphors and language, as looking like a cult. Looking like a cult.
that somehow this Mosel or MMT group, well, what does that mean? It's not a basis, in my view, for political mobilisation. The basis for political motivation, my group is called the Centre of Full Employment and Equity. Public purpose, square centre, it doesn't mention MMT. When I'm on the media, I'm on the TV, Nation Radio and TV every week. I never say MMT. Ever. Because it's a cult. It appeals to people as some sort of little faction. And the metaphorical association becomes, oh, you're like the Jonestown mob who went to the northern, you know, South America, had the Kool-Aid. And so what I'd say is that if you're wanting to, when you come together, all your groups, back together again, be nice to each other, restructure your public image in terms of a progressive public purpose, rather than MMT, which is just a toolbox. And you know what I learned in Florence was that the left, and it's a separate debate, the left in Italy don't want to know about the debate about exiting the euro because they think the right wing's captured that agenda. Well, that just shows to me lack of leadership on the left, that they can't differentiate themselves from a pack of fascists. So I'd urge you to reconstruct yourselves in a political way. You've done great to develop these networks and just pushing the agenda. But the agenda's not enough. You've got to have language and you've got to exploit the metaphors with these grand statements, those grand visions of what the public purpose is. That's what I'd urge you to do. Get out of what we would see in the Western world as a cult and become a grand progressive vision. Excuse me for saying that. Quindi diciamo le cose da fare, quello che consiglierei a tutti di fare o a chiunque interessato ad indagare meglio queste cose, sì, imparare i concetti base dell'MMT, quello è abbastanza semplice. E poi appunto darsi degli obiettivi precisi e poi capire qual è la lingua, quali sono le metafore migliori per convincere, per riuscire a far accettare questa nuova visione della politica alla gente. E questo richiede ovviamente una politicizzazione anche del movimento MMT. E ovviamente sono molto contento di vedere che c'è che il movimento MMT ha un seguito forte in Italia. E questo ovviamente mi rende molto felice. D'altro canto sono rimasto un po' sorpreso di scoprire che ci sono già tutta una serie di scissioni interne al movimento, 3-4 gruppi diversi che si sono creati. Questo ovviamente sì, so che è un problema storico della sinistra, però insomma l'appello che vi faccio è quello di insomma riunitevi, prendetevi una birra, cercate di fare amicizia e di non dimenticare mai che la cosa che conta è l'obiettivo finale e quindi diciamo i piccoli screzzi, uno dovrebbe cercare di andare oltre i piccoli screzzi, diciamo, o i piccoli personalismi che ci sono sempre quando uno fa politica. E poi, come ho detto prima, vorrei ricordare a tutti che l'MMT è uno strumento, non è un obiettivo, e l'MMT non può fornire la base per un movimento politico. In questo senso qua devo dire che mi sorprende un po' vedere che la rete italiana si chiama Gruppo Mosler MMT, perché sempre per il discorso che facevo prima, l'associazione metaforica innata è quello con la setta. C'è qualcosa ti ricorda subito la setta quando tu leggi Gruppo Mosler MMT, oltre diciamo a un elemento di culto della personalità, visto che c'è il nome di Mosler dentro. E diciamo non credo che questo possa un nome del genere possa fornire la base per una mobilitazione politica di massa. E concentratevi sugli obiettivi. Cioè il gruppo di cui sono presidente in Australia si chiama Centro per la Piena Occupazione e l'Uguaglianza. La parola MMT non viene mai menzionata e nonostante a me mi chiamino a dibattere in radio, in televisione molto spesso in Australia, non menziono mai il termine MMT perché so qual è l'associazione mentale della gente con qualcosa del genere. Quindi
concentratevi sugli obiettivi e cercate di ristrutturare la vostra immagine pubblica in maniera tale da uscire da questa logica della setta e trasformarvi in grande movimento di massa. E anche perché gli obiettivi, come dire, il lavoro da fare è tanto, cioè io ora sono stato a questa conferenza a Firenze dove c'erano vari economisti di sinistra e ho notato che per esempio il tema dell'uscita dall'euro è un tabù assoluto a sinistra. Quello che molti mi, insomma, quando sollevavo il problema, quello che molti mi rispondevano era che in Italia il tema dell'uscita dall'euro è stato catturato dalla destra populista, dai fascisti, e quindi diciamo qualunque menzione dell'uscita dall'euro non può accavallare la destra. Ma questo secondo me non fa che dimostrare la debolezza della sinistra, che non pensa di essere in grado di riuscire a prendere il terreno che attualmente è occupato dalla destra, occupato dai fascisti. Quindi ecco, in definitiva vi direi concentratevi sulla visione, concentratevi sull'obiettivo e trovate le metafore giuste per riuscire a comunicare questo obiettivo e questa visione all'opinione pubblica. So many thanks for this stimulating talk about how to communicate. So now questions are welcome from everybody, and I invite you all, and also particularly the students here, the students from our doctorate and our faculty, to ask questions also about the economic background of the talk. So we have heard exit from the Eurozone, deficit spending as a tool to reach full employment, etc. On all these subjects you may have questions, doubt, criticism, or simply request further explanations, so please do it. Vi traduco da me molto brevemente, ringrazio ovviamente il professore, e adesso si apre il dibattito, tutti possono intervenire ovviamente facendo delle domande, che significa che bisogna, la domanda è una frase breve, come dice Bagnai, questa mi è piaciuta molto, è una frase breve seguita da un punto interrogativo, quindi evitiamo di fare delle cose molto lunghe, se avete delle domande da fare le fate, io prenderò, c'è già un'altra persona, poi lei, e invito a fare domande sia sul contenuto della presentazione, ma ovviamente anche su quello che è il retroterra economico, e su questo appunto anche, questo vale anche per gli studenti di questa facoltà che possono avere la voglia di approfondire alcuni aspetti che riguardano il retroterra economico di questa presentazione. Prego. Poi c'è lei, poi anche... Grazie. Ci esprimiamo in italiano, quindi... certamente va apprezzato l'intento di invitarci a favorire una cultura alternativa, quindi più che cercare delle contrapposizioni, cercare delle alternative che siano unitanti e convincenti per l'opinione pubblica. Io però mi soffermerei un attimo anche sulle responsabilità gravi di una serie di operatori di questo scenario economico attuale. Cioè la critica che va fatta a dei esponenti di spicco dello scenario politico non è secondaria, anzi parlo in particolare dello scenario degli economisti. Io credo che in tutte le discipline scientifiche, se qualche accademico, se qualche ricercatore, se qualche professore rinnega lo sviluppo, ignora deliberatamente lo sviluppo della sua disciplina degli ultimi 100-150 anni, verrebbe bollato, verrebbe criticato, isolato, disprezzato. In economia non è stato così. Abbiamo il caso di alcuni eminenti personaggi, ne cito alcuni, Mario Monti, Elsa Fornero, che hanno detto delle solenni corbellerie, hanno detto degli errori gravissimi, dei postulati che la scienza economica della loro dottrina ha classificato come errori. Già 100 anni fa, parliamo di John Kenneth Galbraith, oltre che di John Maynard Keynes.
parliamo di persone che hanno stabilito una svolta netta nell'evoluzione dottrinale. Allora mi domando se non abbia un'importanza, e domando ai docenti che ci assistono in questa dibattito, se non abbia un'importanza sbugiardare, se noi avessimo avuto la capacità di criticare e di dimostrare come delle sciocchezze fondamentali quello che hanno detto gli ultimi governi in Italia, avremmo forse evitato milioni di sacrifici, anni e anni di disperazione, di precarietà, di impoverimento. Questo nello scenario economico, a differenza delle altre cose, non accade. Perché le nostre istituzioni accademiche non hanno attenzione a mettere subito in isolamento personaggi che falsano lo sviluppo socio-economico e politico? E perché in alternativa non lo fa anche il contesto internazionale? Questo domando ai nostri docenti. Grazie. You know, I've written several books, published, I don't know, 180 referee journal articles. I'm on radio and TV often, and I'm always criticising economists and politicians. And I'd go one step further, that if a doctor, a medical doctor, demonstrated the same incompetence that my profession demonstrates, then they'd be jailed. So I agree with you. But it's the way you criticise that's important. And that's what my message was today, that the public don't give a damn about what academic economists are arguing among themselves. They don't care less. They don't understand it. They think it's just idiots who've got too much time on their hands and should get a real job. The way to convince the public, the mass, is the way social change occurs, not convincing my colleagues in the academy. They're gone for all. They're never going to change. Because for them to admit they're wrong is to admit their whole career was a waste of time. They're never going to do that. But what we progressive economists can do is to be smarter than that and to work out language and work out the way people understand things, these metaphorical embodiments, and start talking to the people in a way that they can understand and realise after we've done those discussions that their politicians are lying to them, that there are alternatives, there are different causal structures, and there are different generating structures. So I think I've spent my whole life wasting my time fighting with my colleagues. I think it's time that we all forgot that. That's a waste of time. And argue and work out clever ways to articulate MMT principles in ways that people understand and reinforce their sense of purpose and destination. Ho scritto tantissimi libri, pubblicato tantissimi articoli, sono costantemente invitato a parlare sulla TV, sulla radio australiana, e non faccio altro che criticare gli economisti mainstream e i nostri politici. E sì, sono d'accordo con te, se un medico avesse dimostrato la stessa incompetenza di quella dimostrata da molti economisti, sarebbe in galera, sicuramente. Quindi ovviamente sono d'accordo con te, però abbiamo anche la dimostrazione che criticare basta non aiuta, perché altrimenti avremmo già, insomma, sarebbe servito a qualcosa, invece non è servito quasi fino a nulla, e perché quello che conta è come
critichi diciamo, l'ideologia dominante. E come ho detto prima, alla gente del dibattito accademico non importa assolutamente nulla, la gente considera i professori degli idioti che hanno troppo tempo per le mani e che farebbero bene a trovarsi un vero lavoro. Quindi insomma, il dibattito accademico lascia un po' il tempo che trova. Secondo me quello che dobbiamo riuscire a fare è cambiare l'opinione pubblica, cioè dobbiamo rivolgerci alla gente e riuscire a spiegare loro che esiste un'economia diversa, che esiste una visione diversa e come dire, cambiare il framework teorico di riferimento della gente, perché poi è questo che gli permette di accettare passivamente le corbellerie che gli vengono vendute dai neoliberisti, per cui penso che dovremmo uscire dal dibattito accademico e veramente trovare la maniera di veicolare questi concetti all'opinione pubblica, cioè trovare una visione nuova e trovare la maniera di far accettare questa visione diversa alla gente. Credo che quella sia la strategia vincente. A volte ho sentito parlare di questo centro per il pieno impiego e la stabilità dei prezzi, adesso non so se sono uno o più gruppi, perché mi pare uno ci lavora a Matthew Forstater, non ho capito bene. Però volevo sapere se questo tipo di associazione gruppo, se uno partecipa di persona, via internet, ci sono degli incontri in un certo modo, come funziona insomma? E a chi è aperto, ovviamente. The US center you're talking about? Centro americano? Perché io, diciamo, guardando su internet, non sono bravo in inglese, però stavo chiedendo per informazione, diciamo, e quindi non capisco quello che ho detto lui. Stavo chiedendo per informazione, ho letto di questi gruppi. C'è un gruppo che sta in America, se tu sai dove sta. Allora, uno sicuramente ci lavora Matthew Forstater, credo. Ok? E non so se il suo è diverso, perché adesso lui ha detto questa cosa sì, e come nome si assomigliano. Ok. We have, these are research centers within university systems, and they're organizations that I hire 6 or 7 people in my center, this center here, Center for Employment and Equity. It's located in Australia and in Maastricht in the Netherlands. And we employ people and we do research and that's academic work. And the Centre for Employment and Price Stability is centred at UMKC in Kansas City. Mm. And it's a academic research centre. Now these have a purpose, and we've been developing an evidence base and a theoretical base, but they're not political organisations. They're not open to membership. I'm not aiming to be a politician at all. I'd be a terrible politician. I'd get too bored. So what I've been talking about today really implies that the next step is for political organisations to form, which have the direct purpose of advancing the political agenda in the mainstream political processes, that take members of grassroots movements. These centres are research centres in universities. That's not their purpose. Our purpose is to theorise and do research, not to be politicians. Si chiama il Centro per la Piena Occupazione e l'Uguaglianza, ed è un centro diverso da quello che citavi tu, che invece il centro mio, diciamo, ha 2 sedi, una in Australia e una in Olanda, a Maastricht. Ci sono 6 persone che lavorano per me, però sono dei centri di ricerca che operano all'interno dei sistemi universitari, diciamo, quindi si fa un lavoro di ricerca. Il Centro per il Pieno Impiego e la Stabilità dei Prezzi invece è basato all'Università di Kansas City, però appunto fanno questi gruppi fanno lavoro di ricerca, non sono organizzazioni politiche, non sono aperte al pubblico, diciamo, quindi fanno un lavoro molto teorico. E quello che dicevo prima, appunto, quello di cui c'è bisogno è di gruppi politici che prendano queste teorie che noi elaboriamo, sono teorie spesso anche molto complesse, e sono in grado poi di veicolarle al grande pubblico, insomma. Quindi sono due livelli diversi. We hold public events
like conferences that the public can come to, and we have lecture series and public lectures as a way of talking to the public, but they're not public organisations. Organizziamo conferenze ed eventi pubblici, ma non sono organizzazioni aperte al pubblico. Okay. Spiegare per favore in maniera semplice per quanto concerne i bilanci settoriali, il settore estero. Però in maniera semplice da veicolare alla commessa del supermercato. No, la signora ha chiesto se il professore può spiegare come veicolare il concetto di bilancio estero alla commessa del supermercato, quindi nella maniera più semplice possibile. Okay. Imagine the economy has two people. You can be the private sector, the non-government sector, yeah. On the government. Yeah. Okay? I announce that to be in my country, you have to pay $100 in tax. Good? Thank you. Where is it? Thank you. Easy. No, where is it? No, that's not. I want $100. Before you can pay that $100, what do I have to do? I have to spend it. You don't get it, it's my money, I'm the issuer. So okay, I spend $100 and I tax you $100. My currency, you've got it now, I take it back. How much have you got left? Can you save? You've got a balanced budget? Have I? Now. Imagine I say, okay, I want you to be able to save $120 and I tax you $100. Give me back the $100, thank you. What have you got left? $20. You've saved $20. You've got a surplus of $20? Yes? The amount you've had to pay out is less than the amount you've got in? Your income. I've hired you to do things with this $120. You're doing advancing public purpose. I've given you $120 and only taken $100 back. Have I got a surplus or a deficit? Deficit of $20? My deficit of $20 is exactly equal to your surplus of $20. You've only been able to save in my currency if I've been running a deficit. Now, say I become neoliberal oriented and I decide to now tax you $120 and only pay you $100. So now where are you going to get the extra $20 from? Well, you're going to have to run down your savings that you've got in the last period of $20. So I'm going to run a surplus of $20. You're going to run down your financial wealth, which you had built up last period with $20, and now you've got no wealth left. The fundamental principles are that the non-government surplus is exactly equal to the government deficit. And a government surplus exactly destroys that much wealth each period in the non-government sector. Now, if you want to get more complicated and bring in the foreign sector, it only alters the distribution between domestic residents and the rest of the world. It doesn't alter the accounting principle. But perhaps I didn't understand exactly your English, but if I have to buy petrol from foreign countries, how it works? Prima ti spiego. Allora, per spiegare un po' il principio base di come funziona, cioè, dell'impianto teorico dell'MMT, ma che poi è l'impianto anche keynesiano. E facciamo che tu sei il settore privato e io sono lo Stato. Allora ti dico, se tu vuoi operare nel mio paese mi devi pagare $100 di tasse. Ovviamente se tu non ce l'hai quei soldi,
e non puoi stamparti da solo. Quindi sono solo io Stato che posso, visto che sono io che controllo l'emissione di moneta, che posso mettere che posso pagarti quei $100 che poi posso decidere di avere indietro sotto forma di tasse. Quindi ovviamente se io ti pago 100, io Stato pago 100 al settore privato e riprendo indietro 100 sotto forma di tasse, il bilancio è in pareggio, nel senso che il settore privato non ha né un surplus né un deficit. E ovviamente se ugualmente posso decidere di pagarti 120, ma di chiederti solo indietro 100 sotto forma di tasse, e in questo caso tu avresti un surplus di 20 e io Stato avrei un deficit di 20. Idem se io decidessi di pagarti 100 e di pagarti 120 e di chiederti indietro 120, tu dovresti, ovviamente quei 20 in più dovresti andarli a prendere nei tuoi risparmi, quindi saresti costretto ad intaccare i tuoi risparmi, diciamo. L'idea di fondo è che il surplus del settore privato equivale sempre al deficit del settore statale e viceversa. Questo è uno dei concetti base, diciamo, certo, della teoria MMT. Questo è chiaro, però se devo comprare il petrolio, if you haven't got something produced in your country, this was the point. Well, you didn't ask that. No. Then you need to find something that the country with the petrol's got that they want. You have to give up a real resource that they want, that you've got, to get what they've got. So what? Ovviamente se tu vuoi un prodotto che non è disponibile nel tuo paese, tu devi rinunciare delle risorse che tu hai per acquistare un prodotto che viene realizzato da un altro paese. This was the time that she would like to enjoy his time. Tutto qua. Io vado molto il concetto economico. Va bene la MMT. Ok. È una domanda, eh? No. Sì, molto semplice. Okay. Allora, bisogna ritornare alla sovranità monetaria. Per fare questo ci vuole la sovranità nazionale. Come fai a riacquistare la sovranità nazionale se sei dentro la NATO? Questo è il punto. Non guardiamo soltanto il concetto MMT, va bene, piace, tutti gli economisti lo possono anche accettare, però poi... Ok. Look, I'm an economist. Questi fanno fuori. I'm an economist, not a political scientist. One. The international law has established precedents about what defines national sovereignty or not. And a nation always has the right to declare the currency in which it will operate. And no international legal challenge would overthrow that. None. That's been well established in national courts and in international courts. Lexis monetae is the principle. That's the principle. So Italy could, tonight, the Italian government, if it had sense, maybe not tonight, but it could, announce that as from tomorrow, the lira is the new lira, is the only legal currency in the borders that we control. And political alliances would be meaningless. Unless you thought that NATO would invade the House seat of government and re-establish the euro. A sovereign government, by definition and by international law, can always establish its own currency. Economista, non un politologo, quindi insomma, ovviamente... posso spiegare la cosa più dal punto di vista economico che geopolitico.
Però quello che posso dirti è che esiste un precedente ben assodato nel diritto internazionale che stabilisce che ogni Stato ha il diritto di stabilire la moneta che viene utilizzata all'interno dei propri confini. Quindi, diciamo, da un punto di vista sì, l'ex moneta. Quindi se, da un punto di vista puramente legale, dal punto di vista del diritto internazionale, l'Italia potrebbe domani stesso annunciare che l'unica moneta legale che può essere utilizzata all'interno dei confini d'Italia è la nuova lira. E diciamo, da un punto di vista, cioè, a meno che non pensi che la NATO o Bruxelles invaderebbero l'Italia per ristabilire l'uso dell'euro, cosa alquanto improbabile, cioè, viene da pensare che anche da un punto di vista politico sarebbe fattibile, insomma, cioè, difficilmente le alleanze militari rappresenterebbero un ostacolo da questo punto di vista. To give you an example, the principle of lex monetae, which is the right of a sovereign government to declare the currency it will operate in, is very well understood. And when the Troika, the ECB, the EU, the EU, European Commission, and the International Monetary Fund, bailed out Greece, they reconstructed the debt under English law, not Greek law. Because they knew that if they can reconstruct it under Greek law, lex monetae, the principle, legal principle applied. Whereas if they reconstructed it under British law, the British government was the defining jurisdiction for legal challenges, not the Greek jurisdiction, the Greek legal system. So even the Troika recognises the international power of the right of a country to determine its currency and the liabilities in which it will accept and allow to be legally structured. Anche a Bruxelles la lex moneta la comprendono molto bene, basta vedere il fatto che quando la Troika è intervenuta per offrire un prestito alla Grecia, è stata ben attenta ad assicurarsi che il foro legale di riferimento per la risoluzione di eventuali controversie fosse l'Inghilterra, non la Grecia. Questo perché era ben chiaro anche agli esponenti della Troica che se la sede legale di emissione del debito fosse stata la Grecia ovviamente avrebbe avuto il potere un giorno di rinnegare questo debito, mentre invece di convertirlo in una moneta nazionale, mentre invece facendo così non gli sarà possibile. Questo dimostra che però questo potere uno Stato ce l'ha. In practice, in December 2001 people were getting shot in the streets in Argentina because their currency was collapsing, it was tied to the US dollar. All their debts, external debts, the government debt and the private sector debts were denominated in US dollars. In January 2002, the government of Argentina announced immediately that it was defaulting on all its external currency debts. It broke the link with the peseta and the US dollar and only accepted the peso as a legally denominated currency. In practice, it did it. And it exploited lex monetae. And they forced the external creditors to renegotiate agreements in pesos. E guarda, esiste anche un precedente pratico che quello dell'Argentina nel 2001, quando il paese, di fronte all'impossibilità di far fronte al proprio debito denominato in dollari, a un certo punto ha deciso, anche perché insomma c'era un'insurrezione civile in corso, di sganciare la propria moneta dal dollaro e ha costretto i propri creditori a rinegoziare il debito nella moneta nazionale. E quindi insomma questo è... Insomma, si può fare, insomma, quindi anche in una situazione, anche un paese relativamente debole come l'Argentina è riuscito a farlo in passato. Quindi. Di una società, perché io sono d'accordo con lui che c'è bisogno di ricostruire sicuramente un lessico, un vocabolario che appartiene magari a quel pensiero di sinistra, posso essere d'accordo. Però mi chiedo se non è magari riduttivo limitare.
grazie a quello, perché anche l'affermazione del neoliberismo è sicuramente favorita dal fatto che godono, cioè gli esponenti del neoliberismo godono sicuramente di finanziamenti maggiori, di spazio pubblico maggiore. Quindi se ci bombardano i giornali, le TV, se vengono finanziati libri che spingono verso quella direzione piuttosto che pensieri che invece vanno in altre direzioni, è ovviamente molto più difficile. Ovviamente il lessico è uno strumento sicuramente efficace, ma se non hai lo spazio o se non lotti ad altri pari, perché non è una sfida a fioretto tra gentiluomini che oltre a colpirsi col fioretto si lanciano anche frasi, no? Ma appunto abbiamo rapporti di forza molto diversi, e in questo anche la moneta ha il suo ruolo, no? Marx diceva la moneta non è una cosa tangibile, è un rapporto sociale, ok? Quindi voglio dire, sono d'accordo, ricostruiamo il lessico, possiamo riprenderci la sovranità monetaria, ma prima va costruito un tessuto sociale, un partito di sinistra, perché in Italia manca, almeno al Parlamento non c'è, perché altrimenti noi usciamo dall'Europa e ci ritroviamo un governo che non utilizza poi le politiche monetarie e quindi poi fiscali, quindi una politica monetaria che possa permettere politiche fiscali espansive, e ci ritroviamo nella stessa condizione. Quindi volevo sapere lei cosa ne pensa dei rapporti sociali. Yes, I agree. The mainstream parties, political parties in every country that I know of, forget them. The so-called left is more right than the right used to be. In Australia, the Labor Party, which was formed as the political arm of the trade union movement, is more right-wing than the Conservative Party used to be 25 years ago. And they differentiate themselves by social policy, so attitude to, say, gays and same-sex marriage and public education a bit, but on the core issues of economics, identical. It makes the so-called democratic choice a farce. And I agree that that's a huge challenge. And so that any progressive political movement has to come from outside that framework. And back home, I'm always arguing that the progressives who vote Labor, the so-called left, because they've got no other choice, should actually try to vote for the opposition to completely wipe out the Labor Party. So that, see this as a 3 or 4 election cycle phase of completely wiping out the so-called Progressive Party and starting again. Now, I also understand, because Fox News is run by an Australian who gave up his citizenship to become an American so he could build an empire in America. So we know all about Murdoch. And I agree that they dominate the media, and the framing that they put out and the language they use is a very powerful force. But where the hope lies is that there's now an uncontrollable force, and that's social media and the internet. And that's giving the elites a real headache, because everybody can become a publisher and messages can just tweet around like that. And also, the young, the youth, the future of the world, relate in a different way to the way Fox and those media organisations haven't caught up with that yet. And I don't think young people watch Fox News, and I don't think they read those stupid tabloid newspapers that they pump out in every country. I think the young people read Facebook, watch YouTube, and whatever the latest things are. I've forgotten them all. Can't keep up with them. So I think that the progressive left have to learn a new language, have to learn a framing
structure and have to exploit grassroots networks that are outside the mainstream political process. I agree with you. That's a huge challenge. You've got to start somewhere. Sì, ovviamente sono completamente d'accordo. Penso che dovremmo assolutamente dimenticarci dei grandi partiti mainstream. Il cambiamento non verrà mai dal duopolio che ormai esiste praticamente in tutti i paesi, perché è un partito di centrodestra e un partito di centrosinistra che la pensano esattamente allo stesso modo su tutti i temi di macroeconomia. E quello che vediamo oggi è che i partiti di centrosinistra di oggi sono più a destra di quanto non fossero i partiti di centrodestra 25-30 anni fa. E quindi diciamo c'è stato uno spostamento a destra del centro che è sorprendente. E questi partiti si differenziano sulle questioni di diritti civili, quindi matrimoni gay e così via, ma sulle questioni di economia la pensano esattamente allo stesso modo. Infatti il consiglio che do a tutti i miei amici australiani che votano ancora per il partito laburista è quello di fare esattamente l'opposto. Gli dico, cioè dovreste votare per il partito conservatore, così da portare alla distruzione totale del partito laburista, che a quel punto sarebbe costretto diciamo a ricostruirsi, essere ricostruito da zero. Quindi non so se questa cosa che potete applicare anche qua, però comunque insomma è evidente che bisogna ripartire da fuori dall'attuale sistema politico. All'interno dell'attuale sistema politico il cambiamento è quasi impossibile. Sono d'accordo con te, insomma Fox è di proprietà di un australiano, quindi conosco bene il ruolo che giocano i titani dell'industria nei media. E sì, è verissimo, è vero che hanno un potere enorme, però è anche vero che esistono nuovi strumenti che prima non esistevano. Sto pensando a internet, che permettono alle idee di diffondersi in maniera molto molto rapida e in maniera relativamente libera dal controllo dei governi, e questo rappresenta uno strumento molto molto potente. Quindi credo che, come dicevo prima, il primo passo è creare un nuovo tessuto sociale attraverso questi strumenti, e poi passare alla fase successiva, che deve essere quella necessaria della costruzione di un nuovo partito politico, insomma, però credo che sia un passaggio che viene in un secondo momento. Quello che ha detto circa il ruolo, la funzione che la spesa pubblica in deficit può avere, e che io condivido completamente, compreso poi la retorica negativa che la circonda. Ecco, volevo sapere se di questo punto di vista un aspetto centrale è che ci sia un finanziamento monetario del deficit. Se sì, se questo fosse un aspetto centrale, come risponderebbe all'obiezione che un'eccessiva creazione di liquidità determinerebbe problemi valutari, di uscite di capitali, problemi per il tasso di cambio? The government has to spend its currency to exist. It doesn't come from anywhere else. The monetary operations that it may use to accompany that spending, if you go back to the work of Abba Lerner in the 1940s, he teaches us that whether you raise taxes, whether you sell bonds, or whether you sell bonds to the central bank, depends upon what you want to achieve. But they're never those three options, are never anything to do with providing funds for the government to spend. That's the first point. So, why would you increase taxes, for example? Well, you might want the private sector to have less money, less purchasing power. Why? Because you're close to full capacity and you want to build more public space and less private space. And so you have to take away spending power from the private sector to create the real resource space for the government spending to build public infrastructure, for example. So then you tax. Or you might simply want the public to stop smoking. So
So you'll tax cigarettes. Too many people smoke in Europe, by the way. I was telling people that hardly any adults smoke in Australia anymore. Virtually no adult will smoke in Australia. They've had massive health campaigns. They have cigarette boxes now with no brand names, but just pictures of your lungs that are after you've been smoking, with great big signs, smoking causes death. And the big tobacco companies took the Australian government to the international court to try to declare that a restraint of trade and lost. So when you sell bonds, depends upon whether you want the wealth portfolio of the private sector to be more in government bonds and less in some other form of financial asset. So it all depends. And it could be a very complex decision. But none of those monetary operations have anything to do with providing the funds for governments to spend in the non-Eurozone. Now, what was the second part? The second part was, how do you stop capital flight? Currency exchange rate problems. Well, when Argentina broke the dollar peg in 2002 and reasserted its full currency sovereignty, the exchange rate fell fairly immediately. There was quite a substantial depreciation, as there was in 2010 in Iceland when they nationalised their banking system and defaulted on all of the external bank debts. But by 2005, the Argentinian Central Bank was conducting monetary operations to try to stop its exchange rate appreciating too much. And similar in Iceland, if you look at the exchange rate in Iceland now, it's appreciated strongly after initially falling. Why? Because if government deficits are to build statues of famous political leaders, then they serve no public purpose and financial markets will punish the government for doing that. But if the fiscal deficits are expanding opportunities in the private sector, expanding employment, expanding sales, then everybody wants to be part of that economy. And I remember I think it was 2004, I was at a press conference with the Minister of Finance in Argentina. And he was asked the question, and what happened initially was when they defaulted on all the debt, the IMF and the World Bank and the big investment banks in the north said, you'll never get another cent of foreign direct investment. We'll boycott you forever. Within about 6 months, foreign direct investment was starting to flow back in because the Argentine government cut the link with the US dollar, reasserted sovereignty, floated the exchange rate, brought in a job guarantee program, so they offered a certain number of hours to any household that wanted a job. They employed 670,000 workers within 6 months on all sorts of community-oriented projects, and that kick-started their economy again. And within 2 or 3 years, there was foreign direct investment pouring in to that economy, and the exchange rate was starting to move up again. And the Minister for Finance was asked by the media, you've just defaulted on all this debt, you told the IMF to piss off. How the hell do you explain the world investment banks pouring money back into your economy? And he said, there is no ideology when it comes to the investment banks. There is only greed. And they'll chase a return wherever they think they can get it, whether the government's asserting currency sovereignty or not. And so
you shouldn't be scared. This is a neoliberal scare campaign that your currency will collapse. It's like I hear all the time when I say that Italy should exit the euro. Oh, the currency will collapse. Well, if you think about it, in the short run, it won't collapse very much, if not at all, because where is the foreign markets going to get the lira from to sell? It won't be very liquid. Currency markets in lira wouldn't be very liquid in the first year, because there wouldn't have been that much of it around relative to the euro. So how the hell is it going to collapse? Hello. Sorry about that. No, ci sono due questioni. Per quanto riguarda la prima domanda, cioè quella del finanziamento monetario del deficit, sì, cioè non è, nel senso, in base alla teoria MMT, l'idea secondo cui ci sono solo due maniere perché un governo possa finanziarsi, cioè ovvero alzare le tasse o emettere titoli di debito, è totalmente falso, cioè non è assolutamente vero. Ci possono essere motivi per cui un governo possa avere interesse ad alzare le tasse, per esempio perché vuole ridurre la capacità di spesa del settore privato o perché vuole tassare un certo prodotto come le sigarette, perché vuole che la gente smetta di fumare, ma non perché deve trovare i soldi da spendere. Ecco, un governo che controlla, che ha la sovranità monetaria, non ha bisogno di tassare la gente per trovare i soldi da spendere. Allo stesso modo non ha di certo bisogno di vendere titoli pubblici, di emettere debito per trovare i soldi, visto che può benissimo emettere il denaro di cui ha bisogno attraverso la banca centrale. Ovviamente questo richiede una banca centrale, cioè richiede di avere il controllo della banca centrale, quindi questo non si applica ai paesi dell'Eurozona, ovviamente, però qualunque governo che ha la propria sovranità monetaria non ha bisogno né di ricorrere alle tasse né di ricorrere al debito per finanziare la spesa, questo è chiaro, anche se poi effettivamente si comportano così. E, per quanto riguarda la questione, diciamo, della fuga di capitali o dei problemi in cui può incorrere uno Stato dal punto di vista per esempio del cambio, se nel momento in cui riacquista la propria sovranità monetaria, beh, in realtà abbiamo esempi di governi che l'hanno fatto, abbiamo appunto l'esempio dell'Argentina di cui parlavo prima, abbiamo anche l'esempio dell'Islanda che in seguito alla crisi del 2008 ha nazionalizzato le banche e ha fatto default sul debito delle banche. E, ecco, in entrambi i casi quello che si è verificato è stato un deprezzamento nel breve termine della valuta, nel caso dell'Argentina del peso o della crona islandese. Effettivamente queste monete si sono deprezzate nel breve termine, ma poi in realtà si sono riapprezzate in relativamente poco tempo e non sono neanche stati puniti dai mercati finanziari come avevano previsto in molti, e questo perché ovviamente una cosa è se tu fai deficit per costruire statue di politici, un'altra cosa se tu fai deficit ovviamente per rilanciare l'economia, per rilanciare la domanda e per creare nuove opportunità economiche per il settore privato. In quel momento, se in questo caso qua, non c'è nessun motivo per cui qualcuno non debba voler investire nel tuo paese, a prescindere che tu abbia una moneta, che tu abbia una moneta sovrana o tu abbia l'euro, insomma. E mi ricordo qualche anno fa stavo parlando con il ministro delle finanze argentino che mi spiegava come quando il governo fece default sul debito estero, il fondo monetario e tutte le grandi banche di investimento gli dissero che nessuno avrebbe mai più investito un centesimo in Argentina, e la verità è che dopo 6 mesi enormi quantità di capitali stavano entrando nuovamente in Argentina alla ricerca di opportunità di investimento. E questo perché? Perché l'economia era tornata a crescere. Il governo, dopo aver fatto default sul debito, ha annunciato un enorme piano di spesa pubblica, di investimenti pubblici, e impiegando direttamente un'enorme quantità di persone. E questo ha rilanciato l'economia, e quindi in poco tempo, in 2 o 3 anni, la valuta aveva addirittura cominciato ad apprezzarsi troppo. Quindi, diciamo, si era creato il problema opposto, che costringendo infatti il governo argentino a intervenire sul mercato dei cambi per cercare di evitare che il peso si apprezzasse troppo. E il motivo è semplice, è che le grandi banche di investimenti, i mercati finanziari, non sono ideologici, non gliene frega niente se tu c'hai l'euro o c'hai la lira, cioè se ci sono opportunità di investimento, se ci sono opportunità di fare soldi, saranno ben felici di investire nel tuo paese. Quindi questa è una forma di terrorismo, psicologico, ma a cui non dovreste credere perché non ha nessun fondamento nella realtà. Thank you.
che si ricollega ad altre domande che sono state fatte, no? La signora che chiedeva dei rapporti con l'estero è uscita. La sensazione, come dire, mia, credo anche di altri economisti keynesiani che vivono in Italia e hanno vissuto in Italia, è che ci sia una certa tendenza da parte degli esponenti della Modern Money Theory a sottovalutare il vincolo esterno, e cerco di spiegarmi. Noi abbiamo la percezione, confermata dai dati, insomma anche dall'esperienza passata, che se l'Italia cominciasse a crescere di più grazie a una maggiore spesa pubblica, adesso lasciamo stare le euro e tutti i problemi connessi che sono importanti, ma se l'Italia crescesse di più sostenuta da una maggiore domanda pubblica, da una maggiore spesa pubblica, questo farebbe crescere le importazioni che abbastanza rapidamente tenderebbero a diventare più grandi, maggiori delle esportazioni, creando un problema di disavanzo di bilancia commerciale. Questo è un problema per tutti i paesi, diciamo, è un vincolo alla realizzazione del pieno impiego attraverso la politica di bilancio pubblico per tutti i paesi che hanno questo tipo di situazione. La svalutazione può in parte risolvere questi problemi, però spesso non riesce a risolverli del tutto, problemi di squilibri con l'estero. E diciamo, sicuramente ci sono altri strumenti nelle mani del governo per affrontare questo problema, come le politiche industriali, ma non è un problema di facile soluzione. Ecco, quindi l'impressione che si ha è che ci sia una certa tendenza a sottovalutare questo tipo di problemi che possono diventare gravi, e volevo sentire la sua reazione. Probably on the first of the original MMT economists who comes from a small open economy. And when you're talking to the Americans, they don't understand the point. Haven't got a clue. They're a large closed economy, relatively. I come from an economy where in 1986 the exchange rate swing cancelled within one quarter 10% of nominal GDP. Huge. But within about three quarters it had reversed again. In early 2000, the Americans used to come down to visit me and they'd call us half-price country because the Australian dollar was, the US dollar was 50%, 50 cents to one Australian dollar. What is it now? Close to parity. One to one. It's not quite. But it has been above parity. And so I live in a country where the exchange rate swings quite substantially, but our living, we're the second wealthiest country per capita in the world. We have extremely high living standards. And what happens when the exchange rate depreciates? Well, trips to Italy become more expensive. BMW cars become more expensive. And what happens when it's higher as it is now? Well, you all, food in the shops here looks very cheap to me. That's all that happens. And I think in general, like Australia's run a large current account deficit for 45 years. Yet at the same time, our living standards have grown and grown and grown. We're now second below Switzerland on most of the measures. So I grew up in a country, and I live in a country, and I've studied a country where we've had massive balance of payment swings, but they adjust. They're finite, both directions, and they're not particularly influenced by the state of the fiscal balance. Not particularly influenced at all. And the second point I'd make is that I like it. iPhone 6 Plus. I like it.
And I've got a French car. And I love Campagnola on my push bikes, my cycles. And this is probably, I think this is Italian wool. Italian fabric. And this is probably Finnish wool or something from Finland. So the point I'm making is that imports are good things for us. Exports are a cost to us because we're giving up real resources. And so if we can persuade, if a country can persuade the rest of the world to send more stuff that we like on boats in real terms than they're prepared to accept from us in real terms, that's good. And if they're stupid enough to keep sending us all this stuff and only accept in return paper, financial claims, well and good. The point I'm making is that current account deficits are not a problem. Current account deficits increase the real standard of living in the country. And the current account surpluses deprive citizens in the surplus countries of a real standard of living. So Germany is busily getting real resources and working hard and sacrificing to send us cars. Fine. I'm happy. So I think this idea that a balance of payments constraint is something you've got to really worry about. I live in a country where the exchange rate goes all over the place, and yet we suffer around the margins when it's down, and we gain when it's up. But in general, our standard of living is very high, and partly that is because of the public investment in schooling, university system. We have a national health system, and good transport systems, and the rest of it. So I don't share your concern. I know that mainstream Keynesians are very worried about balance of payments constraints, but that literature emerged during fixed exchange rate system. We don't have that anymore. Our adjustment is the exchange rate, up and down. And when it goes down, our standard of living falls a bit. And when it goes up, our standard of living rises. But moreover, typically, when the exchange rate depreciates, it's the higher income groups that suffer. Why? Because they're the ones that go to the Swiss Alps for skiing holidays. And they're the ones that buy the luxury cars from Germany. So I'm not so worried about that. But how long have you had a deficit for? 35 years, 40 years. It's about 5% of GDP. Io vengo da un paese che è una dimostrazione vivente del fatto che è un po' un mito questo del vincolo esterno, nel senso che l'Australia è un'economia relativamente piccola ma molto molto aperta e in cui il tasso di cambio fluttua costantemente e questo a volte può essere un problema. Mi ricordo che nel 1986 ci fu una fluttuazione molto molto rapida, il tasso di cambio crollò e in un solo trimestre perdemmo il 10% del PIL, quindi insomma fu una botta molto molto dura, ma nel giro di meno di un anno avevamo già recuperato il PIL perduto e mi ricordo per esempio nei primi anni 2000 gli americani chiamavano l'Australia il paese a metà prezzo e gli americani chiamavano l'Australia il paese a metà prezzo perché i prodotti costavano molto molto meno che in America e al tempo il dollaro australiano valeva circa la metà del dollaro americano, ma anche questo si è riaggiustato, ora le due valute sono più o meno in parità, quindi diciamo che non quello che si verifica in questi casi è molto semplice, cioè nel senso quando il tasso di cambio si svaluta diventa un po' più costoso viaggiare, diventa un po' più costoso venire in Italia e diventa un po' più costoso comprare
comprare le macchine tedesche, e allo stesso modo quando la valuta si apprezza, e questi prodotti, i prodotti che importiamo diventano più economici, anche viaggiare diventa più economico. E diciamo che però queste fluttuazioni sono sempre abbastanza di breve periodo e tendono comunque poi a compensarsi nel tempo. E detto questo, insomma, è importante ricordare che l'Australia è un paese che registra un deficit della bilancia dei pagamenti costante da 40 anni e nonostante questo la nostra economia è cresciuta costantemente e nonostante questo abbiamo degli standard di vita che sono molto molto alti, abbiamo un PIL pro capite che è tra i più alti al mondo, siamo il secondo paese al mondo per PIL pro capite e quindi ecco, diciamo, la storia australiana insegna che queste fluttuazioni ci sono ma non sono mai non sono mai state tali da danneggiare seriamente l'economia e comunque sono state sempre di breve periodo, fluttuazioni di breve periodo. E poi c'è un altro punto da fare, cioè che a noi australiani essere un paese in deficit ci piace tantissimo, perché questo, che ci piacciono i prodotti che fanno nel resto del mondo, cioè io possiedo un iPhone 6, possiedo l'ultimissimo modello di iPhone, ho una macchina francese, la giacca che indosso è italiana probabilmente e la sciarpa è probabilmente fatta in Finlandia, quindi noi siamo più che felici di poter importare tutti questi prodotti dal resto del mondo. Il punto da fare è che, come dire, le importazioni sono buone perché vuol dire che tu hai uno standard di vita, uno standard economico alto e le esportazioni invece sono un costo, cioè un paese che esporta vuol dire che sta dando via risorse a un'altra nazione, cioè risorse umane e risorse fisiche e lo fa fondamentalmente, come dire, riducendo lo standard di vita della propria popolazione, cioè se la Germania è costretta a continuare a tenere giù i salari dei lavoratori tedeschi e i lavoratori tedeschi sono felici di lavorare come cani giorno e notte per mandarci queste macchine, beh, è peggio per loro, cioè nel senso è buon per noi che ci sia qualcuno, che ci siano paesi là fuori che sono disposti a ridurre le condizioni di vita della loro gente semplicemente per permettere agli altri di comprare i loro prodotti. Quindi la questione è questa, diciamo, una valuta fluttuante è totalmente gestibile, semplicemente, diciamo, ti impoverisci un po' quando la valuta scende, ti arricchisci un po' quando la valuta sale, ma come dicevo, insomma, l'impatto non è mai troppo serio e, appunto, quindi diciamo, e l'aggiustamento appunto avviene attraverso il tasso di cambio, non avviene come avviene qua in Europa attraverso l'aggiustamento interno, la svalutazione interna e così via, insomma. Quindi è un altro punto da fare, è che spesso si dice, no, che sarebbero soprattutto le classi medio-basse a rimetterci se la moneta si dovesse svalutare. La verità è che l'Australia dimostra che sono soprattutto i redditi alti a rimetterci quando c'è una svalutazione della moneta, perché sono soprattutto i redditi alti a comprare le Mercedes, le BMW ed andare in vacanza in Svizzera tutti gli inverni, e quindi diciamo sono soprattutto loro che ci rimettono quando c'è una svalutazione della moneta, insomma. Non è vero che sono le classi medio-basse a rimetterci in primo luogo. And this is a qualification to what I just said. And I've done a lot of work for Asian Development Bank and International Labour Organization, the ILO, in developing countries as a consultant. And I've worked in Africa. And where a country has to import food, then a balance of payments constraint is important. So for us, Australia, we're fine, we're rich. But for a poor African nation, a balance of payments problem can mean it can't import, get foreign exchange to buy food. That's an issue. But that's a special case. And that's, to me, the legitimate role of an organisation like the IMF. That we need a world organisation that can help stabilise currencies for countries that are going to be in, you know, food shortages. That's the qualification. And imagine, say, and the other point I'd make is European Commission and all of its lackey economists
are always saying, well, if Greece leaves, for example, or Italy, then their exchange rate will go through the floor and they'll have terrible inflation, so on and so forth. Well, if the exchange rate would drop in the new drachma, for example, who do you think would be heading south on planes as quickly as possible to have very cheap holidays in the beautiful Greek islands? Germans, the fat ones. E poi un altro punto da fare è che... Exports would rise. È vero. Detto questo, ci sono dei casi in cui il vincolo esterno si applica e questo riguarda soprattutto paesi in via di sviluppo che dipendono molto dalle importazioni per soddisfare i propri bisogni alimentari. Ho lavorato molto per esempio per l'Organizzazione Internazionale del Lavoro in Africa e in vari paesi in via di sviluppo che soffrivano di questo problema qua. Quindi per un paese che importa molto cibo, effettivamente un deprezzamento serio della valuta può creare problemi molto seri, insomma. Però parliamo di casi comunque abbastanza, parliamo di casi particolari che non riguarderebbero, diciamo, necessariamente tanti paesi all'interno dell'eurozona, non riguardano di sicuro l'Australia, che è tendenzialmente autosufficiente da un punto di vista alimentare, ma tutto questo non dobbiamo neanche rassegnarci a questi squilibri, come se non ci fosse niente che possiamo fare. Cioè, penso che il ruolo di un'organizzazione come il Fondo Monetario Internazionale sia proprio quello di gestire questi squilibri, e soprattutto per quei paesi che rischiano, per esempio, di incorrere in carestie molto serie in caso di svalutazione della moneta. E infine, per tornare all'Europa, diciamo, quello che dice la Commissione Europea e che ripetono, diciamo, tutti gli economisti che gli vanno dietro, è quello che se la Grecia dovesse lasciare l'euro ci sarebbe un deprezzamento, come dire, drastico del tasso di cambio della nuova dracma e l'inflazione sarebbe alle stelle. Allora, questo può anche essere vero, ma che cosa pensate che accadrebbe se la dracma crollasse? Improvvisamente avresti, capito, decine di migliaia di tedeschi che correrebbero in Grecia per fare vacanze a pochissimo prezzo, e quindi già questo aiuterebbe a compensare la svalutazione della moneta, insomma. Quindi, sì, e l'esportazione ovviamente crescerebbe. Vabbè, e grazie al turismo crescerebbero le esportazioni, perché il turismo è considerato esportazione. Poi si è parlato invece poi molto di sinistra. Il fatto che alcuni movimenti di destra in Italia, ma in Europa più in generale, stiamo dimostrando di essere più avanti o più aperti su temi di questo tipo, lei lo considera più un problema o un'opportunità? Ok. What you've probably discovered today is that the original developers of what we now call MMT have very different political views, very different values. Now, I'm not going to become personal because that's counterproductive, but some are on the right and some are on the left. And if you go to my blog and look up about, there's a test you can do for yourself called the Political Compass, politicalcompass.org, and it has a four-quadrant assessment, your economic, whether you're left or right, and your social values, left or right, free or not free. And modern monetary theory principles can be understood by anybody, and any set of social values and political aspirations can be overlaid on them and used accordingly. And what I often say is that once the population understood MMT principles, then the right wingers, the neoliberals, could no longer say that we have to have 20% unemployment in Greece because we can't afford governments to create full employment. They wouldn't be allowed to say that anymore, because the population would say, no, that's wrong. You want 20% unemployment because you want to suppress wages growth and push profits to the capitalists. So there's an advantage of developing MMT understandings. The argument becomes much more transparent as to what your true motivations are.
there is no politics in MMT. You have to, it's a toolkit, a framework for understanding and explaining things. You have to bring your own value systems to it. And just because the right-wingers in Italy and elsewhere are picking up on it more quickly, maybe they're smarter. Maybe the progressives are too dumb to know they're onto a good thing. But I think that just because the Lega Nord looking into this is not a reason for the left to develop it and use it in a more smart, appealing way. That's the first point. Quanto riguarda la domanda sulla destra che si appropria dei principi dell'MMT, beh, come ho detto prima, l'MMT, come anche uno spiegato, insomma, i teorici dell'MMT hanno visioni politiche diverse e valori diversi. Ci sono alcuni che sono più di destra, altri che sono più di sinistra. E io parlo spesso di sinistra perché sono una persona di sinistra, ma e altri lo sono di meno. E, come ho detto prima, è semplicemente è uno strumento, l'MMT, che uno può applicare per raggiungere gli obiettivi più svariati. E, penso che sia utile diffondere una conoscenza base dei principi MMT tra la popolazione, perché così facendo i neoliberisti non potranno più fare affermazioni del tipo che una disoccupazione del 20% in Grecia è accettabile semplicemente perché non ci sono i soldi, non ci sono le risorse per ridurre la disoccupazione. Questo è semplicemente falso, e se la gente capisse alcuni dei principi base dell'MMT si renderebbe conto che questa è semplicemente una bugia, e che in realtà l'unico motivo per cui si accetta un tasso di disoccupazione tale è perché si vogliono comprimere i salari e aumentare i profitti. Quindi secondo me è cruciale diffondere, diciamo, una conoscenza delle nozioni base dell'MMT. Detto questo, l'MMT è fondamentalmente apolitico, è semplicemente uno strumento. Se la destra ora se ne sta appropriando più rapidamente la destra della sinistra, forse vuol dire che la destra è un po' più sveglia, ma insomma questo. E se la Lega Nord ora parla di uscita dall'euro, questo non vuol dire che questo non è un tema su cui non dovrebbe confrontarsi la sinistra. No, io non sono un'economista, però sento parlare in modo, diciamo, ossessivo, un pochino, voce un pochino più alta perché gli altri sento non la sentono. Sento parlare anche in modo ossessivo di crescita economica. Questo termine crescita è molto ambiguo, perché praticamente niente in natura cresce in modo definitivo, cioè è diventato una cosa deleteria, cancerogena addirittura. Ma esiste in economia il termine equilibrio? Ci sono degli esempi che hanno raggiunto un equilibrio, una salute economica? Sono appunto qualcuno può darci una visione che esprime questi principi? We do have a concept of ongoing growth in nature. Plants grow, they shed their seeds, and those seeds regenerate into new plants. And as long as we maintain a sustainable ecology, then we can have regeneration. Now, if you've got growing population, you have to have economic growth if you want full employment. So if you value full employment, then you've got to grow the scale of the jobs and the economy if your population's growing. Progressives can't escape that. The sort of tree-hugging left, as we call them in Australia, the sort of narrow-minded greenies, they think that you can have no growth. But they're not going to give up their jobs. So the challenge for progressive economists is to make that growth regenerative. And you saw my vision number two, where the people are living within the planet. You can still have economic growth without violating the natural limits of the planet's resources. And my personal belief is that more public activity will be better for that than leaving the private market to determine
the allocation of resources, because public activity can allocate resources with a broader goal in mind, a social return, not a private return. And that part of that social return can be your natural accounting, your natural regeneration. Like, you can't escape the idea that you need growth if you've got expanding population, unless you want a lot of people to be left behind without jobs. Per quanto riguarda i limiti della crescita, intanto non è vero che non abbiamo esempi, diciamo, di crescita infinita in natura. Una pianta cresce, poi muore, diciamo, torna alla terra, ma attraverso i semi, da quei semi nasce una nuova pianta, per cui è una forma di crescita infinita, ma in cui la vita si rigenera di continuo nei limiti dell'ecosistema, diciamo, senza rappresentare un peso eccessivo per l'ecosistema. E, diciamo, per noi economisti, cioè, purtroppo la sinistra, soprattutto la sinistra ambientalista, deve rendersi conto che non si può, in economia non si può sfuggire dall'idea secondo cui se la popolazione cresce e tu puoi continuare a mantenere la piena occupazione, deve crescere anche l'economia. Cioè, purtroppo non si scappa da questo dilemma, e questo è un problema che viene spesso sottovalutato dagli ambientalisti, ma è così. Se vuoi mantenere un regime di piena occupazione in un sistema in cui la popolazione cresce, deve crescere in parallelo anche l'economia. Quindi la sfida per la sinistra non è dire no alla crescita, ma è trovare la maniera di rendere quella crescita, di raggiungere una crescita che non violi i limiti naturali del pianeta, come spiegavo prima, insomma. E penso che è solo riappropriandosi del ruolo centrale dello Stato in economia che sarà possibile ottenere questo obiettivo, perché lo Stato può darsi degli obiettivi anche sociali nel raggiungimento della crescita. Il settore privato invece da sempre punta solo al profitto a breve termine, insomma, quindi non saremo mai in grado di implementare i cambiamenti di cui abbiamo bisogno lasciando che sia unicamente il settore privato a decidere l'allocamento delle risorse. Quindi il ruolo dello Stato è centrale anche da un punto di vista della sostenibilità ambientale. The question is related to your last qualification. Argentina, many Latin American countries have also the problem that when they grow, I can't quit travels to Italy, for instance, but I can't quit importing machines. I mean, growth is, we have holes, let's say, in our input output matrix that constrain us to import. So it's not that easy. When we devalue the currency, we have essentially to restrain growth because we cannot import anymore. Also, I think it seems to me that you're quite optimistic with the sort of price elasticities, the sort of Marshall learning conditions seem to hold, and this not seems to be the case, at least in Argentina or in Latin American countries in general. So I would like to. Okay, this question is really a good one about Argentina and about countries that have resource constraints. Some of the MMTs, we won't name names, do disregard the balance of payments, and they live in America, and they're big and open, there's a closed economy. But what I would say is that a nation ultimately, its standard of living will ultimately be determined by what resources it's got available to it. And if it can't persuade the rest of the world to let it run current account deficits forever, then it's going to have a lower real standard of living than if it can. So Australia's lucky, we can persuade the rest of the world to send us all these things. And the day that it stops sending us iPhones at prices we can pay, then we'll have a lower standard of living. So I accept the fact that some countries have real problems being able to generate sufficient export revenue to bring in the essential capital machinery and food and medical supplies and all the rest of it. That becomes a constraint. And what that means is their standard of living is limited by their resource base that is available to them
and their willing and the willingness of the rest of the world to send them things. So don't ever get the impression that MMT thinking, the principles, say that there's nirvana out there for everybody and the exchange rate doesn't matter. Ultimately, a country's welfare and well-being is limited, and what it can do is limited by its resource base. But a government can always maximise the utilisation of its resource base. Now through its currency sovereignty, that might mean a lower standard of living than another country, but it's no excuse for maximising the resources that you do have available to you. That's what I'm saying. Rispondere alla domanda del ragazzo argentino, immagino che diceva che esistono anche altri vincoli di bilancio, per esempio per un paese, non solo per i paesi che importano prodotti alimentari, ma anche i paesi che importano macchinari di cui hanno bisogno per sostenere la crescita. E, ecco, intanto vorrei dire che è vero che esistono dei teorici dell'MMT che ignorano completamente il ruolo dei vincoli di bilancio e tendono ad essere per lo più americani, proprio perché vivono in un'economia relativamente chiusa e quindi sottovalutano effettivamente il ruolo che possono giocare i vincoli di bilancio per un paese che controlla la propria moneta. E è semplice, cioè lo standard di vita di un paese è determinato dalle risorse che ha a disposizione, dalle risorse che possiede al suo interno e dalle risorse che è in grado di importare dall'estero. In questo senso è vero che esiste un vincolo esterno, cioè un paese sarà solo tanto ricco quanto potrà esserlo sulla base delle risorse, quanto gli permette di essere le risorse che ha a disposizione. Questo è chiaro. Quindi per un paese come l'Argentina, che non è in grado di generare abbastanza soldi con le esportazioni per importare le risorse di cui ha bisogno per avere una crescita sostenuta, quel paese avrà una crescita più bassa, uno standard di vita necessariamente un po' più basso. Questo è in dubbio, cioè non esiste la bacchetta magica perché tutti i paesi possano crescere miracolosamente semplicemente perché controllano la propria moneta. Questo è evidente. Detto questo, quello che sostiene l'MMT è che qualunque governo ha comunque tutte le risorse a disposizione per poter sfruttare appieno le risorse che ha all'interno del suo paese, le risorse disponibili all'interno del suo paese. Quindi anche all'interno di questi, anche all'interno di questi vincoli di bilancio, i governi possono fare molto molto di più di quello che stanno facendo, attualmente. Una domanda che può risolvere le altre domande. Ok, tutte le persone che gli piace l'MMT o con qualsiasi altro nome si chiami, diciamo fanno degli incontri, questo è un incontro anche abbastanza equilibrato perché di solito va molto peggio, e, nel senso quando magari ci sono 2000 persone eccetera, e, però io ho sentito la mancanza di una sola piattaforma, magari gestita da voi economisti. Adesso io non so che rapporto c'è fra tutti voi con Warren Mosler, Matthew Forstatter e altri, però servirebbe un punto, una piattaforma unica, una sola, e non 40 gruppi Facebook che uno si perde e non ce la fa più, per poter fare domande e discutere. Perché la problematica che io vedo è questa: se Warren Mosler mi parla, lui pensa in americano, lui mi dice le cose e lui vive in un contesto dove, che ne so, l'assistenza sanitaria non è gratuita, la benzina costa poco, quindi c'è un altro modo di ragionare. Quindi c'è bisogno di parlare tra di noi, ok? E io volevo sapere se c'è questa intenzione, diciamo vostra, se voi siete uniti, io questo non lo so, di avere una sola piattaforma e, cosa più importante, volete mettere un traduttore dato che la maggior parte degli italiani non sanno l'inglese? The short answer is no. A slightly longer answer, which is still going to be short,
is that you have to understand where what people do. And there is no international organisation, and there never will be from us. I'm an academic researcher, and my role is not as an advocate. I'm a teacher, an educator, and a researcher. And politics is in my, in terms of my philosophy, is a localised thing. The last thing you want is some character like me from Australia telling you what, how to do things in your own country. That's what the IMF does. They go into countries and bully them around and tell them what to do. All I do is I've spent my life working out principles to educate people about the way a monetary economy works. And these issues, are the political issues, are local issues. And it's not for me to lecture Italians on how to, what policies they want to pursue. And all I can say is, if you ring me up or send me an email and you say, what's likely to happen if we leave the euro, I'll send you a book and you'll be able to read, and you'll know, and I'll, that'll be derived from my principles. But it's not our role as educators to form an international group that becomes the sort of vision for the world. Visions for the world are bottom-up things, grassroots, people-oriented. I'm no... It's not a church. The MMT isn't a church or a religion. There's no cult. But I'm happy to respond to emails if you've got a problem. Per rispondere alla domanda se esiste o meno una piattaforma globale MMT o se è in via di costruzione, beh, la risposta è no. Non esiste un internazionale MMT e non esisterà mai. Questo perché il ruolo, per esempio, di persone come me, che io faccio il ricercatore, non sono un attivista, non sono un politico, e penso che la politica è una roba locale, quindi sta ai vari gruppi locali. Però quello che faccio io è sviluppare un impianto teorico e cercare di capire e di spiegare come funziona il sistema monetario, punto. Poi sta ai vari gruppi, nei vari paesi, vedere qual è la maniera migliore di prendere, qual è la maniera migliore di utilizzare le conclusioni a cui io sono giunto in tutti questi anni di ricerca, insomma. Però come poi implementare, come usare l'MMT e per fare che cosa, questa è una decisione che spetta ai gruppi locali. Non spetta di sicuro a me fare come il Fondo Monetario, che arriva in un paese e dice quali sono le riforme che devono implementare. E quindi, come dire, e non sta neanche a noi sviluppare una sorta di visione globale per il mondo calata dall'alto. Le visioni devono nascere dal basso e devono essere declinate sulla base, diciamo, delle...